Cinanzonier e bentornati sul canale dei Dementi, qui per un nuovo episodio di My Damned Sandrock. Sandrock che ha appena fatto un aggiornamento da 20 giga e passa, che teoricamente dovrebbero essere cose grafiche, ad esempio in realtà dovrebbe anche essere cambiato il modo di generare i bambini, ma non noto tutta questa differenza nell'aspetto di Amphora, che si è buggata dappertutto. Mi sembra abbastanza uguale a com'era l'altra volta, però va bene, Amphora brava. Allora, posso dormire sul letto di Amphora? No, ho paura di quello che può succedere se ci vado a dormire. Allora, vado a dormire nel mio letto. Sicuramente dovevamo cosare, dovevamo aspettare che ci mandassero qualche progetto. Qualcosa di incredibile, mamma mia. Sandgrass. Cazzo sei tu? Grows year-round in arid environments. The soil here is far too porous. It cannot maintain enough moisture for anything. Chi è questo scienziato che è disperso nel deserto? Proprio è quel tipo di personaggio lì. Il personaggio, l'archeologo sperso nel deserto. Erba delle sabbie. Cresce tutto l'anno negli ambienti aridi. Qui il suolo è troppo poroso. Non riesce a trattenere l'umidità. Ok, nessuno ha chiesto la tua opinione. This strain is better. But not by much. It's a wonder they're able to grow around here. Ma questo tizio, ma scusa, sta facendo suolo shaming a Sandrock. Questa varietà è migliore, ma non di molto. È incredibile che riesca a crescere qui. Oh, howdy. Oh, eri di passaggio. I was just passing by and noticed the sandgrass around here. And then I had this urge to study them. Eri di passaggio in una città nel deserto. A chi la vuoi dare a bere, scusa? Oh, salve. Scusa, ero di passaggio e ho notato l'erba delle sabbie che cresce qui e non ho resistito a studiarla. You work here, right? It's a rather harsh environment. So, can I ask you something? When you work, do you suffer from dehydration? Sono proprio le domande che fai ad uno sconosciuto. How much do you sweat? Lavori qui? È un ambiente piuttosto ostile. Senti, posso farti una domanda? Quando lavori, soffri di disidratazione? Quanto sudi? Allora, il mio personaggio... Io veramente a Sandrock sarei morto perché io soffro il caldo in una maniera assurda, ma il mio personaggio non ha mai avuto problemi, quindi no. Ah, but of course. With hard-working builders such as yourself, it is no surprise Sandrock has seen such fast development. Ha detto una cosa diversa nel concetto, proprio. Ah, certo. Dopotutto è grazie a costruttori infaticabili come te che Sandrock si è sviluppata così rapidamente. Oh, where are my manners? Luo. My name is Lua. I'm a botanist. I just got here on the morning train, and I must say, this place is fascinating. Oh. I should have visited sooner. Oh, ma che maniere. Piacere, mi chiamo Luo. Sono un botanico. Sono appena arrivato col treno mattutino e devo dire che questo è un posto affascinante. Sarei dovuto venire prima. Now, if you'll excuse me, I am looking for a brilliant botanist. Shirasagi Lui. Ora perdonami, ma sto cercando un brillante botanico di nome Zeke. Alla prossima. Va bene, ciao. Non mi interessi. Nel senso, fai quello che ti pare. Cinanzon, ieri notte ho sognato di essere di nuovo a Sandrock e ho deciso di iscriverti. In realtà non ricordo cosa sia successo, solo che ero molto felice. Forse è a causa di alcune brutte notizie che ho ricevuto di recente. Sembra che la facoltà di archeologia sia stata entusiasta del mio lavoro a Sandrock e che le mie prospettive di carriera siano buone. Allo stesso tempo, la classificazione delle reliquie pericolose di Sandrock è stata abbassata abbastanza sicura dopo le ricerche del direttore C. Immagino che sia una cosa positiva, ma significa che non tornerò presto. Così sia. Possiamo comunque tenerci in contatto, non è poi così male. Come ti sta trattando, Sandrock? Postscriptum. Sto cercando di trovare un modo per farmi assegnare nuovamente nell'Ofaula. Ti farò sapere come va. Rispondi. Mi manchi ogni giorno. Ma io sono sposato. Ma cosa mando lettere del genere? No. Mi manchi tutti i giorni. Quando non ci sei, mi sembra davvero strano. Sono andato al Blue Moon e tu non eri lì a dare fuoco alla cucina. Mi è venuta un po' di nostalgia. Non preoccuparti, ci rivedremo. Ricordati di continuare a scrivermi. No. Lascia che ti aggiorni su tutto ciò che sta accadendo da queste parti.
Cooper è sempre il solito, sproloquio e sproloquio ogni volta che ne ha l'occasione. Trudy si è concentrata molto sui suoi progetti a lungo termine per la città. Zeke ha fatto passi da gigante nella fattoria di umidità e anche lì si sta ambientando bene. Ora sente davvero di essere parte integrante della città. Manchi tanto a tutti. Stai scrivendo anche a tutti gli altri? No. Ah, Driver GeForce Game Ready è disponibile. Perfetto, quindi se abbiamo problemi di grafica stasera è perché c'è il driver della scheda che deve essere aggiornato. Dimmi cos'altro ti è capitato di nuovo. Sandrock è la stessa di sempre, sto andando alla grande, sai come funziona. Costruisco, pianto un po', continuo a costruire, non ci sono più banditi da inseguire. Parlami della tua carriera, sembra davvero emozionante. Ma siamo contenti per lei, per la sua carriera. Chi se ne frega di quello che succede a Sandrock? Buonasera, Ninfeal. Ok, ho risposto a lei. Lettera da parte di Jane. Chi cazzo è Jane? Ah, giusto, quella lì. Gentile Cinnamon, sono appena arrivata in questa città affascinante nel ruolo di insegnante. Non mi aspettavo che tutti fossero tanto amichevoli. La sindaca Trudy ha affermato che sia la persona giusta a cui rivolgermi se mi servisse assistenza da un costruttore. Saresti tanto gentile da farmi visita nell'aula per parlarne? Vorrei presentarmi prima di chiederti aiuto, altrimenti sarei proprio maleducata. Attendo la tua visita con fiato sospeso. Cordialmente, Jane. Centro di ricerca. Il processo di ricerca è stato completato. Trovi nelle tuoi progetti. Puoi verificare la sessione. Va bene. Scatola per le consegne. Ora avremo l'inventario pieno, sicuramente. Posso mettere direttamente la roba che mi arriva nella scatola delle consegne dentro ai bauli? No, non c'è questa opzione. 5 trasmissioni consecutive per Ninfeal. Quindi non ci sono missioni principali al giro. Strano, molto strano. Molto strano. Il gioco ci sta nascondendo qualcosa. Allora, andiamo, andiamo. Andiamo a quella più vicina. Che è al centro di ricerca. Cosa vuole ci... O hanno messo la scuola dentro al centro di ricerca? Ah no. Memoria schiuma? È un'idea interessante. Sembra plausibile. Molto bene. Credo che tu sia sul punto di progettare qualcosa di davvero realizzabile. E trovo la tua determinazione alquanto stimolante. Pertanto, apporterò le modifiche necessarie e ti consegnerò un modellino funzionante. Davvero? Va bene! E in futuro, per favore, informati sulle regole per una corretta formulazione dei diagrammi. Sì, è pedante. No, non influisce sulla qualità complessiva del risultato, ma... Beh, i professionisti hanno degli standard, capisci? Tu scarabocchi ancora come il giorno in cui ci siamo incontrati. Oh, te lo ricordi, eh? Eh sì, quando gli hai dato quello scudo del cavolo. Ah, tutto qui? Ok. La gente sta andando avanti senza che... senza avere bisogno di me. Incredibile per Sandrock. Saliamo su per la città. Ciao Tish. Ok. Provo anch'io questo per te. Cioè non so chi tu sia. Ah, hanno messo... Scusa, come Mian Institute? L'hanno nominato Mian. Ma allora, scusa, e io? Va bene che l'ha finanziato Mian, ma... Allora devono chiamare... Cosa? Devono chiamare Sandrock... Cinnanzon Rock per tutto quello che ho fatto per loro. Children is why you should never feed noodles to a yakmul, no matter how much he begs you for them. Ed è per questo, bambini, che non dovete mai dare gli spaghetti ad uno yakmul, non importa quanto vi implori, con quegli occhi da labrador che fanno gli yakmul. Oh, you must be the builder. Thank you so much for coming. My name is Jane. It's lovely to finally meet you. Oh, sei Cinnanzon, giusto? Grazie mille per aver accettato la mia richiesta. Mi chiamo Jane. È un piacere incontrarti. I'm afraid you caught me rehearsing. I mean, practicing. The first day of school is just around the corner and there's so much to do to prepare. I was hoping you might help me get the classroom ready. First impressions matter, you know? Mi sembra abbastanza pronta me. Ciao. Mi hai vista proprio mentre recitavo. Scusami, ripetevo. Manca poco al primo giorno di scuola e ci sono tantissime cose a cui pensare. Speravo che potessi aiutarmi a preparare l'aula. In fondo, le prime impressioni contano. Sì, ma ci saranno due cose.
Cioè, per il primo giorno penso che ci saranno due studenti, Andy e Jasmine. But the decoration is a bit on the traditional side. If you could bring me some things to spruce it up and make it my own, it might make everyone feel more at home and less nervous. Il nuovo edificio è meraviglioso, ma le decorazioni sono un po' troppo tradizionali. Se mi portassi qualcosa per ravvivare l'ambiente e dargli un tocco personale, chi entra nell'aula si sentirebbe il benvenuto e meno teso. The kids, I mean, not me. Of course, I'm not nervous, not in the least. It's all about the children, right? Oh, vedi, almeno qualcuno pensa ai bambini. Ovviamente parlo dei bambini, non di me. Non sono tesa per niente. Sto solo pensando ai bambini, va bene? Mi fa piacere aiutarti. Oh, you're such a lifesaver. So, here's a list of things I need to spruce up the school. After you make them, just bring them along and place them in the classroom. Oh, mi salvi. Ecco qui un elenco di quel che mi serve per abbellire la scuola. Portameli quando li hai finiti. Li metteremo nell'aula. Tenda per bambini, graziosa lampada da terra. E un'altra cosa. Esatto, cosa vogliono mettere? La roba per San Patrizio. Che purtroppo appunto non mi è riuscito a fare la live per San Patrizio. Con il boccale di birra. No, niente trifogli. Ciao Rambo. Io mi dimentico di prenderli le mie cavalcature. Ho un cavallo e la capra di coso, la capra di Haru, e non li sto usando. Pulisci qui in terra. Qui al Blue Moon sono veramente degli sporcaccioni. Anche qui vicino all'Osi. Cioè, vicino all'Osi proprio devi essere un criminale per sporcare, comunque. Bastardi. L'arrivo del professore per aiutarci ha dato speranza a molti. Se un esperto pensa che valga la pena venire qui, beh, vedremo. È davvero straziante vedere qualcosa in cui Trudy credeva così tanto trasformarsi in un tale disastro. Spero che questo sia semplicemente un momento nero e che presto torneremo sulla strada del successo. Non mi ricordo cosa aveva di così disastroso. Giallo! È il giallo! È anche vestita di giallo, pensate. Già fa le citazioni a Padre Maronno la nostra bambina. Ottimo. Cresce bene. Allora, graziosa lampada da terra, immagino si faccia da qui. Sì. E intanto questa l'abbiamo fatta. Ok. Tenda per bambini. La possiamo fare. Ok. Sedia a dondolo da Yak Boy. Allora, serve bastone di legno duro. Che ce l'abbiamo. Tutta roba abbastanza facile. Ok. Fresatrice, bastone di legno duro, 3. Quest'altra fresatrice ci si fa le assi, 2. Hai la connessione che va talmente male che mi fa balbettare. Potrei anche essere io che balbetto, non lo metterei in dubbio. Oh no, di cuoio me ne serve più di uno, vero? Ah, che palle, il sale mi manca sempre quando devo fare queste cose. By the stairs, Blue Moon. Vabbè, Blue Moon è vicino. Approfittiamone per prendere Merlo. Ancora non abbiamo dato un nome al nostro cavallo. Allora, ora che ci siamo saliti. Giusto, aspetta, abbiamo i pulcini. Che ora sono polli. Ciao, Lumina. Ciao, Torchic. Siete ancora vivi, vero? No, perché vi sto veramente ignorando abbastanza. Mi dimentico in continuazione che adesso abbiamo i polli. Abbiamo fatto tutto... Oh no, qui non c'è cibo. E vabbè, tanto non muoiono le cavalcature. E abbiamo fatto tutta la cosa, tutto il playthrough di Sandrock senza animali. Ora che ce li abbiamo, figurati se mi ricordo di dargli da mangiare. Poi penso che ci sia un altro evento lì alla scuola, però a questo punto prima finisco di fare gli oggetti e poi ci si torna. La prossima volta non perde... No, no, chi se ne frega. Qualcuno aveva notato che ci se n'era andato da chissà quanti giorni? Io certamente no. Una combinazione pericolosa, direi, l'essere un esploratore che non si fa mai sentire regolarmente con nessuno, eh? Facciamo in modo che almeno lasci un biglietto. Amico, anche con l'acqua di porte non riusciremo a far crescere la foresta? Così non va bene. Non va bene per niente. Eh no. All right, catch you next time. Direi di no, Owen. Dammi tutto il sale che hai. Devo andare
a cos'are, a seccare direttamente l'oasi. Così Portia ci manderà più acqua. Grande piano. Corri Merle, corri. Brava Merle. Ah, facciamo quest'altre due. Nel frattempo Jane sta ammirando il nostro modello di DNA. Beh, giustamente è una professoressa. Ci sta che gli interessi il modello di DNA. Lo vuoi per la scuola? Vuoi che te lo doni? Se me lo chiedi, probabilmente i pezzi per farne un altro ce l'ho. Solo che fare le reliquie è una rottura di balle in questo gioco. Qui non c'è niente che mi interessa, come al solito. C'è qualche missione facile facile che posso fare. Struttura della torre. Alcuni di questi villaggi intorno a Sandrock, bla 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 bla. Non ho idea se la posso, se posso riuscire a farla, però da un sacco di soldi. Accetta, tanto. E là. Hello. Giornata fiacca per la gente del commercio. Tutte le operazioni di semina saranno sospese fino al termine della ricerca. Ti hanno fatto di nuovo andare lassù tra le rovine? Capisco. Beh, stai attento e considera se davvero tutta questa faccenda dei due lavori sia un bene per la salute o no. Ma certo. Buonasera, Step. Dai, dov'è quello spirito sandrocese di cui ho tanto sentito parlare? Sono sicuro che qualunque cosa ti stia dando problemi con quella foresta sarà risolta in un batter d'occhio. Take her easy. Commenti a caso ha fatto. Devo fare due telai in acciaio che potrebbero non essere così facili. Esatto, perché non ho niente. No, non era qui. Servono anche questi però, quindi. Ok. Quindi da di qua, dalla fresatrice che si fa la bacchetta di ghisa. 8 ne devo fare. Madonna. Per ora io non ho visto grandissime cose aggiustate con l'aggiornamento. Non ho visto neanche i personaggi così tanto più belli come c'era scritto, devo dire. Però. Boh. Allora, bastone di legno e assi. Fammi prendere questo, fammi prendere questa. Beh, possiamo anche aspettare qui che finisca prima i bastoni di legno duro. E poi il cuoio conciato, così facciamo lo sgabellino da Yakboy. Là. Banco da lavoro. Sedia d'ondolo da Yakboy. Perfetto. Così ora torniamo dalla professoressa. E installiamo tutto. Ah ok, in realtà anche qui non è che ci serva, ci manchi tanto per riuscire a fare quella struttura della torre. Mancano solo i tubi di bronzo e le bacchette di ghisa, praticamente. Merle? È un po' lontano la cosa. Dov'è? Perché era andata così avanti? Poi penso che ci sia un... ci sarà un prossimo aggiornamento anche in cui aggiungeranno cose col figlio. Ho letto. Però boh, non so se effettivamente saranno cose notevoli o no. Fammi vedere intanto come siamo noi con le opzioni di grafica. Siamo già a qualità alta, quindi estremamente alta abbiamo, possiamo mettere. Non penso che gli darà tanto fastidio al mio PC, però non so cosa potrebbe cambiare. Mettiamole. Te e Logan ancora non avete fatto nulla, mi deludi, Step. Non noto tante differenze. Vabbè. Dovrebbe esserci, esatto, un altro evento. E poi userò il mio super mega laser spaziale per aprire le nuvole. Boom, pam, kaboom. Ah, giusto, c'è anche Pebbles, che è un bambino. Anfora non c'è, no, noi la cosiamo, gli insegniamo privatamente.
Peach! 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 Who do you think you are? These clouds have covered our world for hundreds of years. Peach, you foolhardy, reckless young man. We need to go back to our caves and embrace the darkness. Chi credi di essere? Queste nuvole hanno coperto il mondo per centinaia di anni. Peach, giovane, temerario e ardito. Dobbiamo tornare nelle nostre caverne e accogliere l'oscurità. Nye! Good job, Jasmine. Many people questioned Peach's radical ideas, thinking he was bound to fail. But he persevered. No, Step, Andy è il figlio di Logan e Aru. And fired a massive burst of energy. Ottimo lavoro, Jasmine. Molte persone hanno messo in dubbio le idee radicali di Peach, pensando che avrebbe fallito. Ma lui continuò a seguire la sua strada, puntò il macchinario nel cielo e sparò un colpo di energia immenso. Come fa Rao alla fine del combattimento contro Kenshiro. Ah, lo farò io! Farò la battuta! È diventato proprio un attore. Break a hole in the sky and let the sun shine down on us. Creerò un buco nel cielo, così il sole brillerà su di noi. Yeah, I'm gonna do it. I reckon I'm gonna break me a big old hole in that there sky and let the sun shine on down on us. Sì, ce la farò. Riuscirò a fare un buco nel cielo e farò brillare il sole su di noi. Nailed it. Perfetto. Hasta la vista, Cloudy. Hasta la vista, nuvoletta. Boom! And against all odds, Peach achieved this miraculous feat and brought the light back into everyone's life. E Peach riuscì nella sua impresa contro ogni previsione e riportò la luce nella vita di tutti. Wow! 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 Teacher, I should be Peach. I did a way better job than Andy. He can't even remember his lines. No offense, Andy. A me sembra che nella cosa... Non ho capito se ha detto che la prof dovrebbe essere Andy o Jasmine. Penso che intendesse se stessa, in realtà, anche nell'inglese. Maestra, io dovrei essere Peach. Sono stata più brava di Andy. Lui non si ricordava nemmeno le battute. Senza offesa, Andy. Feedback received. Well, you know, sometimes it's less about the words and more about the charisma. That X factor, that presence, that star power. It gets the people going. I'm talking pizzazz. Capito. Beh, sai, qualche volta conta più il carisma delle parole. Quel fattore X, la presenza, il talento della stella. Le persone si fanno coinvolgere. Parlo di quel qualcosa che hanno in pochi. L'X factor. Everyone gave an amazing performance today. Yes, Andy forgot his lines, but he brought life to the character. It was almost as if Peach was right in front of me. And of course, Jasmine and little Pebbles were as wonderful as ever. Siete stati tutti bravissimi oggi. È vero, Andy ha dimenticato le battute, ma ha dato vita al personaggio. È come se Peach fosse stato qui con noi. E ovviamente anche Jasmine e il piccolo Pebbles sono stati favolosi come sempre. Sta parlando come se lo facessero da giorni e giorni, appena arrivata. Why were so many people against Peach? Wasn't he doing the right thing? I don't understand. Perché tante persone ce l'avevano con Peach? Non stava facendo la cosa giusta? Non capisco. Well, you have to understand the society at time. Beh, dovresti capire la società del tempo. Ah, finisce qui. La spiegazione della... No. Dovresti capire la società del tempo. Basta, fine. Ma io non te la dirò. Vi ho detto che avresti fatto una cosa. A parte il figlio con Logan. It's fabulous. Thank you. It's just how I imagined. I can see why Trudy said you're the best of the best. Grazie a Gatto Stepdep Sim Life per il follow. Benvenuto. Grazie Step. È fantastico. Grazie Cinanzon. È tutto come immaginavo. Ora capisco perché tu mi hai detto che sei l'asso della città. Bene, è ora che prendo a organizzare le lezioni. Oh, that reminds me. Is there somewhere we can rent books in Sandrock? A city hall, maybe? Oh, a tal proposito. C'è un posto in cui prendere in prestito i libri qui a Sandrock? Magari il municipio? Potresti accompagnarmi? It's for my lessons. I just did a little practice, but I feel like I'm missing something.
I think if I dig through a couple of books, I'll find what I need. È per le lezioni. Ho fatto pratica, ma credo che manchi qualcosa. Forse capirò cosa se leggerò qualche libro. You caught me. Ti stavi esercitando? Wow. I can bring a little dramatics to my lessons. Mi hai colto in fallo. Stavo ragionando su come rendere le lezioni d'effetto. Like just before, I was trying to teach the digestive system of Yakmul. See? I'm boring myself already. I thought a little acting magic could grab the student's attention. Proprio come prima, stavo cercando di insegnare l'apparato digerente degli Yakmul. Vedi? Mi annoio persino io. Ho pensato che fare qualche trucco di magia potrebbe tenere alta l'attenzione degli studenti. Con un apparato digerente degli Yakmul potrebbe diventare gory molto alla svelta. You know, back at college, I wrote a paper called Theater in Education: Methods for Engaging Edutainment. It even won an award. Ah. Ho compreso che se avessi potuto mostrare loro il dolore che provano Yakmul quando mangia la pasta, allora avrebbero empatizzato davvero con lui. Sai, all'università ho scritto un saggio chiamato Teatro ed Educazione: Metodi per un coinvolgente intrattenimento educativo. Ha persino vinto un premio. Cosa dovrei dire? Ti porto io, dai. Oh, you're the best. Let's go. Davvero? Grazie di cuore, andiamo. Let's go. Usciamo, intanto usciamo. E non perdiamoci nell'uscire. Poi io prendo Merle, te seguimi pure a piedi. Poi qui si salta. Senza preoccuparsi del collo, no? Si scende da Merle così. Ah, visto, ha fatto prima di me, allora. E io che pensavo... Bravissima, parkour. This is it! Fundamentals of Drama Education. Oh, look! Miss Jane, this is my favorite play! Ecco quel che cercavo, Fondamenti dell'Educazione Teatrale. Oh, guarda, Miss Jane, è la mia piece preferita! There is no joy like that of being loved by another and feeling that your presence is an addition to their happiness. Non c'è felicità più grande di essere amati dai propri simili e di sentire che la nostra presenza aggiunge qualcosa alla loro gioia. The love between Miss Jane and Mr. Rock is so touching. I wish I could. L'amore tra Miss Jane e Mr. Rock è toccante. Come vorrei. Chi sei tu? Ah, Trudy. Oh, hello. Questo shot di Trudy, perché così? Io sono diventato un cyborg nel frattempo. Oh, salve. Sei qui per prendere in prestito qualche libro? Oh, hey, I mean, hello, Mayor Trudy. Yes, we are. Oh, ehi là. Salve, Sindaca Trudy. Sì, esatto. Wonderful. Well, just let me know which one you want to take out, and I'll make a note of it. È fantastico. Fammi sapere quali vuoi prendere e io lo annoterò. This one, please. Questo, grazie. Fundamentals of Drama Education. Oh, I didn't realize you were so interested in acting, Jane. Maybe you'll want to have a little chat with Owen. È vero, però Owen potrebbe essere una bella aggiunta alle tue storie, Jane. Quite the walnut grove these days. Lascia perdere Kugo. Lascia perdere quelli lì. Fondamenti dell'educazione teatrale. Oh, non sapevo che fossi interessata nella recitazione, Jane. Dovresti parlare con Owen e il nostro famoso gruppo Kugo. Sandrock è diventato un po' come Walnut Grove di questi tempi. Oh, I didn't know Sandrock was full of such creativity. Thank you so much, Mayor. Non sapevo che Sandrock fosse una città con tante attività creative. Grazie, Sindaca. Anyways, I've made a note of it now, so I'll let you get back to it. Ho annotato tutto, ora ti lascio. Beh, ciao. Aggiungiamo Matilda ai racconti, esatto. Che poi venne sparata nello spazio e dopo un po' smise di pensare. Or do you also start to get really nervous when you see someone with authority? It's like I'm asking my professor to review my work. Ah, Chinanzon, anche tu ti fai prendere al nervosismo quando incontri una persona in una posizione autorevole? Mi sento come se chiedessi al mio professore di revisionarmi un lavoro. No. Abbiamo il libro, andiamo. Poi, no, sono curioso di questo. Sicuramente dirà, ah, ma perché di là mi hanno detto che non va bene, eccetera, eccetera. Sicuro. I don't know. I'm not entirely confident with it.
I was doing an internship at a school and the parents kept saying to just teach the stuff. They didn't really get my teaching style. Non so, non mi sento troppo sicura al riguardo. Durante un tirocinio, i genitori degli studenti continuavano a dirmi che dovevo solo pensare di insegnare. Non capiscono il mio stile di insegnamento. I know that sometimes parents might not understand. Dovrebbe essere una romance, doing, me lo stavo chiedendo infatti se fosse una romance o no. Going to be one of my parents. So, that kind of makes me a little nervous. So che talvolta i genitori non capiscono quello che faccio. E so che la sindaca Trudy è una madre, stavo per dire una genitrice. Perciò, ecco, sono piuttosto nervosa. Anyway, thanks for coming with me today. It's nice. You're the first real friend I've made in Sandrock so far. It's exciting to come to a new place, but it's also a little scary. I'm glad I met you. Non è che la doppiatrice è la stessa di Amira. I'll let you go now. Back to the book for me. Bye. Ad ogni modo, grazie per avermi accompagnata. Che bello, sei la prima persona con cui ho stretto amicizia a Sandrock. Trasferirsi in una nuova città è emozionante, ma fa anche un po' paura. Sono felice di aver incrociato te, però. Ora ti lascio andare, io mi metto a leggere. Ciao! Ciao. Goodbye, Jane. No, non penso proprio che Ramira arriverà alla lettera del divorzio. Non è brutta come romance, devo dire. È carina. Allora, qui sicuramente non finirà entro la giornata, perché lì ci sono 8 ore. Vabbè, in realtà posso finire entro la giornata, però poi non riuscirei a portare la roba a cosa? A Way. Vai a giocare mica giusto. Bambina, io non sto giocando, io sto lavorando. Posso fare così per vedere se si riesce a finire questi prima. Per i telai d'acciaio ancora. Ah, cazzo, devo fare anche perché non me li dà, scusa, di qua? Ah, perché vaffanculo. Che sono quelli al manganese. Spero di avere i materiali per farli. Sì, ok. Vabbè, quindi ora sicuramente non ce la faremo prima della fine. E la madonna. Sicuramente non ce la faremo entro la fine della giornata. Elsie, cosa hai da dire te sui recenti avvenimenti? State riportandoci alle rovine della sua nave. Ve ne state occupando, vero? A me piacciono più le creature che i computer. A meno che... cioè, avete bisogno di rinforzi? Che diamine di problema hanno quegli alberi là fuori? Devono fare una cosa sola, e cioè crescere. È per il loro stesso interesse. Capiremo il problema. Chiunque abbia bisogno di qualsiasi cosa può correre da me, capito? Capisci? Yeah. Niana ha quasi speso tutta la sua fortuna dandola via. Non ha imparato niente da me, quella ragazza. È vero che ha compiuto una buona azione, ma la scuola sarebbe stata costruita lo stesso. Deve imparare a divertirsi, uffa. Beh. Ma no, ma perché Amira mi dovrebbe mandare la lettera? Vengo accusato di cose non vere. Va bene. Sono le 3, stavo andando a letto. Facciamo un giro per negozi. Andiamo a comprare la roba da Ugo e poi dal centro di recupero Faula. Così compriamo un po' di materiali senza andare per le miniere. Lingotti. Anche queste. Anche le coti, non si sa mai. Miglioramento dei macchinari. Sì, prendili. Tanto. Potrei addirittura pescare. Ora che abbiamo una cosa, un'esca per pesci sabbia, cioè una trappola per pesci sabbia decente, è quasi piacevole pescare in questo gioco. Mi comportavo peggio con Lumina. Quello è vero, perché dovevo fare amicizia con tutti lì, quindi. Aspetta, rotame deluxe, che bello, no?
Povera Lumina, l'ho lasciata con la fattoria. Movimentiamo un po' questa cosa, questa... Oh, i cippa. Prendili. Movimentiamo un po' l'economia qui di Sandrock, che se non compro la roba io, chi gliela compra? Allora. Che bello, posso entrare attraverso il muro. Ho fatto una meraviglia architettonica. Grande. Ho fatto la cosa più bella della storia. Ho fatto una casa fatta per bene, vedi? Allora. Ah, dovrei raccogliere qualcosa da mangiare al giro. Non è questa roba da mangiare, neanche quella. No, non penso che la lavanda gialla conti. Non dà niente da mangiare. No. Perché così cibo le cavalcature. Poverine, se no muoiono di fame. Chi mi sta attaccando? Ah, tu. Fare a botte, va bene, facciamo botte. Io ero venuto in pace. Poi voi mi avete attaccato. Perfetto. Rottame di rame, non mi interessa. Infuriato Yakni alfa selvaggio. Attenzione, questo è grosso. No, mi ha evitato l'ultimo coso della combo. A posto. Oh, vedi, lui è tranquillo. Siete tranquilli anche voi. Non vedo comunque roba da mangiare. Pietra da lancio. Vabbè, loro sono sempre incazzosi, quindi anche se non gli do niente, anche se non gli dico niente. No, di solito c'è tipo qualche mirtillino, qualcosa al giro. Stavolta no. Quello! Quando sei comparso tu però? Così alle spalle proprio da horror, eh? Nel frattempo i polli stanno cercando di dargli fuoco di copertura, ma non ce la stanno facendo. Ottimo. Boss fight fatta. Ciao polli. Non ci avete fatta a proteggere il vostro nuovo leader? Vi ricorderete questo giorno come il giorno in cui avete quasi protetto il vostro leader. Il vostro avvoltoio truffatore. Che è ovvio che li stava truffando a questo punto. Niente, questo non mi interessa, devo dire, però. E ne avevamo già affrontato uno di quelli. In realtà nel deserto l'avevamo trovato. In pieno deserto l'avevamo trovato l'altra volta. Heidi sta mirando il nostro modello di DNA. Wow. Acciaio al manganese, acciaio al manganese. Non è abbastanza per fare niente. No, va bene, ora possiamo andare a dormire. Sono le 7, direi che è un po' troppo tardi. Did you rest well last night? Ma sei... L'abbiamo già conosciuta. Oggi ci presenteranno una nuova insegnante. È meglio che vada alla cerimonia di inaugurazione. Sì, dopo però. Tu non vai a scuola, eh? Bene. È proprio mia figlia. Non è vero, io andavo a scuola. Non mi piaceva, ma... Ah, cioè, andavo. Cosa volete voi? No.
da parte di Trudy. Cinnanzan, dopo che quella tempesta di sabbia ha rovinato il nostro tentativo di rimboschimento, ho convinto un esperto di botanica di Highwind, il professor Luo, a offrirci una consulenza. Ha accettato l'invito ed è arrivato a Sandrock proprio ieri. Ho organizzato un incontro al municipio per dare il benvenuto al professor Luo e discutere di nuovo del nostro piano di rimboschimento. Visto che avevi contribuito alla fase di prova iniziale, sarebbe bello che partecipassi anche tu. Insieme alla insegnante, tra l'altro. Il Luo Down. Cos'è? Che gioco di parole dovrebbe essere? Merda, ma. Così tanto i spazi avevo occupato. Posso fare quei due telai. Perfetto. E quindi posso fare la torre. Struttura della torre. Assembla. Guscio, telaio, chiavistello. Amira, non volevo parlare con te. Chiavistello, tubi, a posto, raccogli. Ottimo, let's go. Penny. Oh, giusto, è quella della... è quella che cantava lei. Cinnanzan, ho bisogno di aiuto. Cosa c'è che non va? It's my fault. I was so excited. I forgot. Water and rest. Saying too much. Now so hoarse. È colpa mia. Ero così eccitata. Ho dimenticato acqua e riposo. Cantato troppo. Ora così rauca. The showdown's coming up. What do I do? Lo spettacolo sta arrivando. Cosa devo fare? Dai, ti porto in clinica. So kind. Thank you. Sei davvero gentile, grazie. Allora, salviamo perché tanto rischio di mancarne qualcuna di queste missioni, se no. Allora. Dov'è Wei? Vai alla scuola e prendi... sì, con calma, eh. Un po' troppe, se no, se no. Dov'è sto sfaticato? No, è appena uscito! Bastardo! Way di merda! Dove cazzo sei? Toh, pigliati sta torre. Nel muso te la tiro. Bottega potenziata a 5 stelle, mamma mia. Allora, quello però è il municipio. Qui penso che ci sia la cosa della scuola. Tocca andare prima alla scuola. Poi si va al municipio e poi si va alla clinica. Mi raccomando, non con calma, eh. Penny. 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 Ok, ce l'abbiamo fatta. Presentazione della professoressa. Good morning, everyone. Thanks for coming out so early. What an exciting day! Stavolta non si è infiltrata la persona che mi stava seguendo nella cutscene, come successe una volta con Amira. Salve a tutti. Grazie per essere venuti qui di prima mattina. Che giornata emozionante! We're here to celebrate the opening of Sandrock's brand new school. Thanks to the combined efforts of Construction Junction and our Commerce Guild, our children will no longer lose at the starting line. Siamo qui per festeggiare l'apertura della nuovissima scuola di Sandrock. Grazie al lavoro congiunto della Construction Junction e della Guilda del Commercio, i nostri figli non perderanno più alla linea di partenza. Ahem. During the Relic Rush, Sandrock was a bit more bustling than it is now. At that time, the city had a school, and there were even plans for a university. But, as the environment degraded and the sandstorms became more rampant... Durante la corsa alle reliquie, Sandrock era un po' più movimentata di oggi. All'epoca, la città aveva una scuola e c'era persino un'università in progetto. Ma con il degrado dell'ambiente e l'intensificazione delle tempeste di sabbia... More and more people moved away. When our last teacher, Miss Bliss, retired due to health reasons, no replacement wanted to come. Leaving an empty schoolhouse sitting there until a sandstorm finished the job.
La gente ha cominciato a emigrare sempre più numerosa e quando l'ultima insegnante, la maestra Bliss, si è dimessa per motivi di salute, nessuno era disposto a sostituirla e l'edificio è rimasto vuoto, abbandonato alle tempeste. I remember the day Miss Bliss retired. We did our best to try to bring back a school. Va bene, i commenti non erano importanti a quanto pare. Io non ho premuto niente. Reality always stood in the way. In the meantime, folks in our community stepped up. Vivi, Heidi, even church members taught tipo Miguel. Ve lo ricordate Miguel, no, che ha insegnato ai vostri figli? Abbiamo fatto di tutto per ridare una scuola a Sandrock, ma c'erano sempre il budget e lo spopolamento a ostacolarci. In quel periodo, molti nostri concittadini si sono fatti avanti per educare i nostri figli. Vivi, Heidi, persino alcuni membri della chiesa. In the end, I think we can all agree. The children of Sandrock are our future. We need to give them the best darn school we could possibly build. And now, after all of our efforts, it's a reality. Alla fine, su una cosa andiamo sicuramente d'accordo. I bambini sono il futuro di Sandrock e dobbiamo dare la miglior scuola possibile a loro. E ora, grazie al lavoro di tutti, questo sogno è realtà. I'm getting emotional here. But a school is just a building if it doesn't have a teacher. So, let's all give a great big Sandrock welcome to Jane, our new school teacher. Ma una scuola senza docenti è solo un edificio. Quindi, facciamo un grande applauso a Jane, la nostra nuova insegnante. Would you like to say a few words, Jane? Puoi dire qualcosa, Jane? Oh, yes, of course. Thank you all for the warm welcome. Oh, ma certo. Grazie a tutti per il caloroso benvenuto. I'm looking forward to working with your children and filling their minds with knowledge. I hope our time together will inspire in them a love of learning that extends throughout their lives. Non vedo l'ora di lavorare con i vostri bambini e colmare le loro menti di conoscenze. Spero di poter trasmettere loro un amore per la cultura che li accompagni per tutta la vita. I can't wait to get started. Sono impaziente di iniziare. We are super happy to have you here, Jane. Siamo felicissimi di averti qui, Jane. Now, without further ado, as mayor of this lovely town, I hereby dedicate this school to the children of Sandrock. E ora, in quanto sindaca di questa graziosa cittadina, non mi resta che dedicare questa scuola a tutti i bambini di Sandrock. Io non sto applaudendo, io in realtà non so. Ah, eccola, si è infiltrata adesso nella cutscene. Penny. But school starts soon, so make sure our kids have all their school supplies ready. Vai, a chi lo chiederanno? Jane avrà bisogno di un po' di tempo per preparare l'aula e il programma, ma le lezioni inizieranno presto, quindi mi raccomando di procurare tutto il materiale scolastico necessario ai vostri figli. Have a truly great day, folks. Vi auguro una giornata fantastica, gente. Beh, ciao. So, elementare, mio caro, costruisci una nuova scuola. Achievement sbloccato. Posso aprire un master pack? No. Quella è nella Masochist Challenge, andate a seguirla se siete su YouTube. Allora, cosa avevi in mente per l'associazione genitori insegnanti, Dan B? Yeah, I'm interested as well. Sì, vorrei saperlo anch'io. Oh, 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 look at this. This is my 10-point plan. We're gonna make sure the kids of Sandrock will have the best experience in school. Guardate, questo è il mio piano in 10 punti. Faremo in modo che la scuola sia un'esperienza fantastica per i bambini di Sandrock. Holiday parties? Spring trip? Feste? Gite primaverili? Radical Dreamer Society? Società dei sognatori radicali? That's right. We're also gonna need an officer and a bookkeeper. Who's interested? Esatto! Ci serviranno anche un funzionario e un tesoriere. Chi si offre? Gotta say, Dan, when you roll, you really go all out. Maybe I can volunteer some of my time for this. Ricordiamoci che ancora well. Il bambino non è neanche in procinto di arrivare. Lo ammetto, Dan, quando ci dai dentro, ci dai dentro. Forse posso offrirmi volontaria. E anche Rocky. And I'll work with you on the lunch program. E ti aiuterò col programma per il pranzo. Vabbè, ciao. Ah, ce ne sono altri. Miss Jane, pleasure to finally meet you. I'm Heidi. Welcome to Sandrock. Maestra Jane, è un piacere conoscerla. Mi chiamo Heidi. Benvenuta a Sandrock. Oh, Heidi. Yes, a pleasure to meet you as well. You designed the school, did you not? I must say, my eyes lit up when I saw the design. You really went above and beyond. Ah, Heidi, il piacere è mio. Dammi del tu. Il progetto della scuola è opera tua, giusto? Devo dire che mi sono emozionata quando l'ho visto. Hai fatto davvero un lavoro sopraffino. Oh, you saw the design before you came. Oh, hai visto il progetto prima di venire qui? I did. In fact, it sealed the deal for me when I saw your angular, decisive lines shaped and cradled such a cozy little den of learning.
I started to hear the voices of children laughing and singing. It was a no-brainer. Sì, anzi, è stato quello a convincermi. Quando ho visto i due segni angolosi e decisi formare un nido di conoscenza così accogliente, mi sono subito immaginata le risate e i canti dei bambini. La decisione era ovvia. Wow, I never expected my design to make such an impact. Well, I'll try to continue to impress. Say, you know, I used to be something of a teacher here myself. Me and one other guy used to tutor the only kid in town. Ah, wow, non pensavo che il mio progetto avesse avuto un tale impatto. Beh, cercherò di continuare a fare bella figura. Sai, una volta insegnavo un pochino anch'io. Io e un'altra persona davamo lezioni agli unici bambini della città. Is that so? How wonderful. So nice to be amongst like-minded individuals. Who is this other guy exactly? Well, I must Davvero? Meet them at Meraviglioso. È così bello incontrare anime affini. Chi è quest'altra persona? Devo assolutamente incontrarla. Ah, well, he's kind of going through some stuff right now. Ah beh, ecco, al momento ha qualche problema personale. Sì. Miss Mian, I just had to say it again. Thank you so much for making all of this happen. Oh, to think I was really going to just rebuild that old shack and call it a school. Ah, well, we all have our off days. Mian, devo proprio ringraziarti di nuovo per aver reso possibile questo progetto. E pensare che volevo semplicemente restaurare quella catapecchia e chiamarla scuola. Ah, beh, errare è umano. Really, Mare, you don't have to thank me. I'm just doing what I think is right and trying to make a difference, like you. Su, Trudy, non è me che devi ringraziare. Ho solo fatto quello che ritenevo giusto e provato a fare la differenza, proprio come te. Right. Well, still, we need to also commemorate those who make a difference. Che nessuno aveva visto finora, è stata la prima cosa che ho notato io. Inspire them to do great things. That's why I've commissioned a small plaque to be placed at the door with your name on it. D'accordo, ma in ogni caso, quelli che fanno la differenza vanno commemorati per dare l'esempio agli altri e spronarli a fare grandi cose. Per questo ho commissionato una placchetta col tuo nome da mettere vicino alla porta. Oh, really? Don't. Please. Oh, no, scherzi, vero? Well, then you're going to hate this idea. Jane suggested we name the school after you. Mian's Institute of Telesis, or MIT for short. L'MIT, perfetto. Beh, allora questa idea non ti piacerà. Jane ha proposto di dare il tuo nome alla scuola. Istituto Tecnologico Mian. MIT, per brevità. What? Institute Technology? Istituto Tecnologico. Yes, perhaps a bit of a stretch for a city school. But this is the kind of imagination we need teaching our young ones about the world. Beh sì, forse è un po' ambizioso per una scuola, ma questo è proprio il tipo di creatività che dobbiamo insegnare ai giovani. Perfetto. Ho finito? No, ce n'è un'altra. Hey, we're gonna have a new teacher and finally a real school. Ehi, abbiamo una nuova insegnante e una scuola vera finalmente. Yeah, pretty cool. Già, bello. Look what my mom got me. This pencil says Monday on it, and this one says Tuesday. Oh, and you'll never believe what this one says. It says Wednesday! Beh, Andy tira fuori la pistola che gli ha dato Logan. Su questa c'è scritto tutti i giorni. Quella cosa mi ha comprato mia mamma. Su questa matita c'è scritto lunedì, e su questa c'è scritto martedì. E su questa non indovinerai mai. Su questa c'è scritto mercoledì! Yeah, Logan got me the same pencil pack. I told him to stuff it. I chew on one pencil at a time. Ain't got no time for guessing what the future holds. Sì, Logan mi ha comprato le stesse matite. Gli ho detto di andare in malora. Io mastico una matita per volta. Non ho tempo di pensare al futuro. What's the matter, Andy? You don't seem excited. Didn't you see the class schedule? There's not anything you're looking forward to? Che c'è, Andy? Non sembri molto contento. Hai visto l'orario delle lezioni? Non c'è niente che ti ispiri? Nah. Listen. If it was me running this thing, we'd be kicking the arithmetic to the curb and doing all combat classes. Nah, se fosse per me, abolirei l'aritmetica e faremo solo lezioni di lotta. Sì, mattina e sera, combattimento. Combat classes. Se vuoi combattere con qualcuno, Andy. You're starting to sound like Pen. Lezioni di lotta? Cominci ad assomigliare a Pen. What? No, ain't like that. Me and that yellow-bellied snake in the grass got less in common than a frog and a tadpole. My classes would include protecting the weak, standing up to bullies, and hey, let's be real for a second, maybe a little bit of banditry.
Che? Cosa? No, non è vero. Io e quel brutto traditore codardo abbiamo meno cose in comune di una rana e un girino. Alle mie lezioni si imparerebbe a proteggere i deboli, resistere ai prepotenti e, diciamolo, magari anche a fare un po' i banditi. Ok, perfetto. Ora posso portare lei alla clinica. Anche se il municipio è più vicino. No, vabbè, la clinica in realtà è qui, quindi basta andare da quest'altra parte. Clinica. Penny, starai bene adesso, penso. Posso sperimentare. Questa. It worked. What do you know? Questa medicina era ottima, le bruciature non mi faranno più nessun effetto. Ok. Va bene. Hello, doctor. I'm feeling a little worse. Pronto, dottore. Mi sento un po' rauco. Not horse, raven. Non cavallo, corvo. Is the bird the doctor? L'uccello è il dottore. Molto particolare. Sì, lo chiamiamo dottor Uccellino. Glad to meet you. Bravo, X. Piacere di conoscervi. The builder is joking. Chinazon sta scherzando. I am the doctor. Sono io, il dottore. Open your mouth. Apri la bocca. Mute. Silenzio. She is not mute. Lei non è muta. Vocal cords congested. Corde vocali congestionate. Congestione. Yes. Sì. Doctor, what should I do? Brava Step, buona cena. Dottore, cosa devo fare? Will I be able to sing? Riuscirò a cantare? Could you before? E prima ci riuscivi? Drink herbal tea. Bere tè alle erbe. 50 gold, hand them over. 50 gold, consegnali. Ok, here. Va bene, prendili. Thank you, doctor. Grazie, dottore. Drink tea, don't talk. Qua, per te, non parlare. Thank you. I'm going to drink the tea. Grazie, Chinaz. Vado a bere il tè. Please, take this. Grazie, prendi, per favore. Cosa mi ha dato? Niente. Prendi, niente. Non mi ha dato niente. Ma allora, scusa? Cioè, io non volevo niente. Però, se mi fai, per favore, prendi questo, e poi non mi dai niente, sei stronza. Allora. Dov'è? Dov'è Penny? Ah, bellina. New? Come new? Porca puttana. Che schifo che devo usare un direzionale per andare dritto e non lo fa. Vabbè. Non c'è Penny però qui. Perché non è ancora ufficialmente parte del villaggio, mi sa. Ah, e sono segnati come vai via adesso. Va bene. Non gone away. Cioè, hanno tradotto come vai via. Non andati via. Perfetto. Io continuo a non capire dove sia questo baule, che dovrebbe essere proprio sopra le mura, però non ci si può arrivare sopra le mura. Continuo a sperare che mi facciano costruire un jetpack da qui alla fine. Vai, prepariamoci ad altri 1000 dialoghi con Luo
E Zeke... No, Zeke in realtà non parlerebbe mai, però... Lo costringeranno qui, mi sa. Welcome everyone, and thank you for coming. I've called you all here. Cosa ci fa lei qui? We'll move forward with Operation Greenland, which is what we're calling it now. It's much catchier than the plan to plant trees. Anyway. Benvenuti e grazie per essere qui. Vi ho riuniti tutti per discutere i prossimi passaggi dell'operazione Terra Verde, il nome che le abbiamo assegnato al momento. In effetti è molto più accattivante di piani per piantare gli alberi. Comunque... We have wonderful guests visiting us all the way from Highwind, who will be aiding us on this plan. Please say hello to Professor Law and his assistant Nia. Abbiamo dei deliziosi ospiti in visita da Ventalto che ci aiuteranno con il progetto. Vi prego di salutare il professor Lu e la sua assistente Nia. Professor Law is a leading botany researcher in the Free Cities. You may know him for developing the planter box technique. The professor and his assistant will be staying with us for a while to study and solve the soil issue we're facing in the outback. Il professor Lu è un luminare della ricerca botanica delle città libere. Potreste conoscerlo per la tecnica del cassone da coltivazione, da lui coingegnata. Assieme alla sua assistente, resterà con noi per qualche tempo per risolvere i problemi di terreno dell'entroterra. Thank you for the kind words, Mayor Trudy. I hope that we can work together to discover the reasons behind the inhospitable topsoil. I'm also interested in studying the declines in biomass productivity, particularly those due to anthropogenic causes. Grazie per le gentili parole, Sindaca Trudy. Spero che potremo lavorare insieme per scoprire le cause dell'infertilità del terreno. Sono inoltre interessato allo studio del declino della produzione di biomasse, soprattutto in relazione alle cause antropogeniche. Oh no, I'm getting ahead of myself. Vi ricordate che voce avevo dato a Nia, vero? I hope we have lots of interesting academic discussions and discoveries. Nia. Do you want to say something? Ma mi sto dilungando. È un piacere essere qui. Spero di poter intrattenere numerose discussioni accademiche ed effettuare altrettante scoperte. Nia, vuoi dire qualcosa? Sure. It's so lovely to be back in Sandrock. A few of you have met me already, particularly the builder. It's great to see you again. Che bello che la tua amica di infanzia ti chiama The Builder. Certo, è così bello essere nuovamente a Sandrock. Alcuni di voi mi conoscono già, soprattutto Cinanson. Che piacere rivederti. It's good to see you too, Nia. Fa piacere anche a me, Nia. Cosa dovrei dire? Sei il tale dell'altro giorno. Nia, sei tornata. Did you miss me? I can't wait to see everyone again. I've been itching to come back to Sandrock. Ti sono mancata, non vedo l'ora di salutarvi tutti. Era da un po' che avevo voglia di tornare a Sandrock. Now that we've become acquainted, let's continue, shall we? E ora che abbiamo finito con le presentazioni, che ne dite di procedere? So, let's assess the situation. We have now conducted two reforestation experiments in the desert. Dunque, valutiamo la situazione. Abbiamo condotto due esperimenti di riforestazione nel deserto. The Little Woods near Gecko Station was a resounding success. Using algae obtained from the shipwreck ruins, we were able to create a sustainable topsoil that supported trees. Il boschetto accanto alla stazione Gecko è stato un vero successo. Sfruttando le alghe ottenute dalle rovine del relitto, abbiamo riprodotto un terriccio sostenibile in grado di sostenere gli alberi. The second attempt was to plant a larger forest in the Eufaula outback. This time, the results were less than satisfactory. The algae did not prove effective, and the per capita water consumption was much higher than anticipated. Il secondo tentativo prevedeva la semina di una vasta foresta nell'entroterra di Eufaula. In questo caso i risultati sono stati meno soddisfacenti. Le alghe non sono state efficaci e il consumo idrico pro capita è stato maggiore della nostra previsione. Any ideas? Ci sono suggerimenti? I visited Zeke yesterday and he gave me a thorough assessment of the situation. Zeke? Come ha fatto a farlo His parlare? His research was fascinating. Desert planting is a colossal task. It is remarkable you have been able to achieve what you have so far. Ieri ho fatto visita a Zeke e mi ha fornito una valutazione approfondita della situazione. La sua ricerca è davvero notevole. La semina nel deserto è un compito colossale. I vostri risultati sono decisamente impressionanti. Regarding the algae, we'll first collect some samples from the outback. Then we'll compare and contrast the samples with those in controlled environments back in Highwind to see if we can observe any differences. Per quanto riguarda le alghe, in un primo momento raccoglieremo dei campioni dall'entroterra. Poi li confronteremo con quelli provenienti dalle zone controllate di Ventalto in cerca di eventuali differenze. As for the water, I'm afraid I can't think of a solution right now.
Based on Zeke's numbers, there will be a massive shortfall, even if we somehow reduce the tree's per capita water intake. Per quanto riguarda l'acqua, temo di non avere una soluzione al momento. In base ai calcoli di Zeke, potremmo restare a secco anche se riducessimo il consumo idrico pro capite degli alberi. Well, we had water shortages before and we pushed through. If we just put our heads together. Ma già non si fanno la doccia questi di Sandrock. Beh, anche in passato abbiamo avuto carenze idriche e ce l'abbiamo sempre fatta. Se ci facciamo forza tutti insieme. Wait. There will be another water shortage in Sandrock. Un momento, ci saranno altre carenze idriche a Sandrock, tanto te ne vai nelle rovine. Director Chi, I didn't say that. Direttore Chi, non è quello che ho detto. Oh, that's good. Because that would be adverse to my tea drinking habits. If we're ever low on water again, why don't we just use the water from the starship rooms? Oh, ottimo. Altrimenti influirebbe sul mio consumo di tè. Se finissimo per affrontare nuove carenze idriche, perché non usare l'acqua delle rovine dell'astronave? Oh! Wait. What? There's water in the northern ruins? Un momento, cosa? C'è acqua nelle rovine a nord? Isn't this obvious? Non è forse ovvio? Okay, look. The Starship Ruins was a manufacturing and launch facility for aerospace. È ovvio, lo sanno tutti, ci. So of course there's water. Space flight takes a lot of water. They most likely even had an atmospheric water generator. Ah, va bene, dunque, le rovine dell'astronave erano una struttura di costruzione e lancio di veicoli aerospaziali, quindi è ovvio che ci fosse dell'acqua. I voli spaziali necessitano di molta acqua. È plausibile che avessero un generatore di acqua atmosferica. I simply haven't found a reservoir yet. I thought Justice would have told you that by now. Solo che ancora non ho trovato il bacino idrico. Credevo che Justice te l'avesse già detto. Ah, what? You didn't tell me anything either. E io, cosa? Non hai detto nulla neanche a me. Oh, I thought it was just logical. I presume that you understood this. Ma povero. Ah, vedi, Step, anche te stai avendo problemi d'acqua come Porti, come Sandrock. Oh, credevo che fosse scontato. Immaginavo che ci arrivassi. Colpa mia. You, me. Let's have a talk later. Tu e io. Dobbiamo fare due chiacchiere dopo. Is this really true? There might be a reservoir in the starship ruins? And they have a water maker? È la verità? Potrebbe esserci un bacino. È la verità? Potrebbe esserci un bacino idrico nelle rovine dell'astronave? E hanno un generatore d'acqua? No. No. Ah, so it was a joke. Ah, quindi era uno scherzo? No, might. I'm 100% certain there is a water reservoir in that area. It might have an atmospheric water generator. They were built into every space facility during the late Old World period. Non potrebbe. Ho la certezza al 100% che ci sia un bacino idrico in quella zona. Potrebbe essere provvisto di un generatore d'acqua atmosferica. Durante gli ultimi tempi del vecchio mondo, ne costruivano in ogni struttura spaziale. Well, it seems to me that the water issue might no longer be an issue. Certainly worth this little misunderstanding. Beh, mi sembra che il problema idrico non sia più un problema. In confronto, questo innocuo fraintendimento suscita ilarità. Non è quello che ha detto. Justice, can we get the Civil Corps out there to find this atmospheric water maker? Justice, possiamo mandare il corpo civile a cercare questo creatore d'acqua atmosferica? Generatore. Yeah, of course we can. No problem. How about you join me for an excursion to the Starship Ruins tomorrow? Immaginavo. Ah, beh, certo che possiamo, nessun problema. Chinazon, ti va di venire con me domani per un giro alle rovine della sua nave? Volentieri. Always raring to go, eh? Love to go get 'em attitude. Non ti tiri mai indietro, Chinazon? Adoro questo atteggiamento rampante. Well then, Director, Justice and Builder will go with you to find this generator tomorrow. They'll be sure to protect you. Ah, viene anche Chi? Bene, allora il direttore, Justice e Chinazon domani ti accompagneranno a cercare il generatore. Si assicureranno di proteggerti. Mi aspetto delle buone notizie. Wow, so I'm a highly valued asset being protected by a team of specialists. No, in realtà l'uovo penso che sia il prezioso elemento protetto. Wow, quindi sono un prezioso elemento protetto da una squadra di professionisti. Un episodio di Gungam, oh no. I'll start working with Mian and Heidi on plans for us to get that water into town. Sembra un buon piano. Comincerò a lavorare con Mian e Heidi ai progetti per trasportare l'acqua in città. You can count on me. This is so exciting. Puoi contare su di me, sono in fibrillazione. Vi aspetterò all'ingresso delle rovine domani mattina. Mi raccomando, venite preparati. You got it. We'll see you there. Ricevuto, ci vediamo lì. Then that's all for today's meeting.
Thank you again, Professor Law and Nia, for coming all gente, this way. Sì, siamo in quattro. There really is water in the starship ruins. Nia non viene, spero. Oh, this will change everything for Sandrock. Bene, per oggi è tutto. Professor Luo, Nia, grazie ancora per essere venuti fin qui. Se davvero c'è dell'acqua nelle rovine dell'astronave, ogni cosa cambierà qui a Sandrock. Dov'è andata? Oh no, anche una missione. I saw the look on your face at the meeting. You didn't expect to see me here, did you? Ah, ho visto la tua espressione all'incontro. Non ti aspettavi di vedermi, eh? Perché non mi hai avvertito che saresti venuta? I wanted to surprise you. Ah, volevo farti una sorpresa. Well, someone got married without telling me. So, consider us even. Bello che hanno la cosa particolare. Beh, qualcuno si è sposato senza dirmelo. Direi che siamo pari. Anyway, the real reason I'm here is so I can help with the soil problem. I told you I'd come back. Giuro che parlo ad anfora di te dicendo che sei sua zia. Cioè, dicendo che sei la zia Nia. In ogni caso, avrei ragione per cui sono qui a aiutare col problema del terreno. Te l'avevo detto che sei ritornata. No, quindi non ho proprio mentito, no? Now that you're super famous and everything, my parents weren't as worried about me coming over here. Ora che non è super fama e tutto il resto, i miei genitori non erano così preoccupati di sapermi qui. They told me that I have a lot to learn from you. Ah. Mi hanno detto che ho molto da imparare da te. Oh yeah, your mom and pa told me to make sure you take breaks. To remind you to take a vacation once in a while. Ah, cioè, tuo padre e tua madre mi hanno chiesto di fare che tu faccia delle pause e ti ricorda di prendere le vacanze di tanto in tanto. But I don't think they need to worry. You're married now. You have someone to take care of you, right? Maremma, proprio ci sta martellando su questa cosa che sono sposato, eh. Un po' gelosa, Nia, mi sa. Ma non credo che si debbano preoccupare. Adesso sei una persona sposata e qualcuno che valga a te, no? Come on, then. Fill me in. How are things going with you? I need to write back and let them know. Avanti, aggiornami. Come ti vanno le cose? Devi scrivere e informarli. Va tutto bene, Sandrock migliora sempre di più. Yeah, I didn't expect Sandrock to start working on a whole forest this quickly. I'm glad though, it gave me an excuse to visit. Già, non mi aspettavo che Sandrock iniziasse i lavori su una foresta così velocemente, però sono contenta, mi ha fornito una scusa per venire a trovare. You guys really are amazing. After so many challenges, one after another, you still kept your spirit high. Siete veramente straordinari, dopo tutte quelle sfide, una dopo l'altra, avete comunque mantenuto l'entusiasmo. I respect the heck out of this town. You've got to tell me all the stories later. Proprio rispetto assurdo per questa città. Dopo, più tardi mi devi raccontare tutte le storie. Still, seeing my best friend working so hard to build this city, I just want to help out in some way. E poi vedere una persona che era potuta amica lavorare così duramente per costruire questa città, voglio solo aiutare in qualche modo. Well, I'm gonna go and get settled. I'll see you later, alright? Beh, vale sistemarmi, ci vediamo più tardi, d'accordo? Ah, non è che posso parlare esattamente ad Anfora della mia migliore amica di infanzia. Dopo Amira veramente mi lancia la lettera di divorzio in faccia. Director C, cosa ci fai qui? I'm here to use the telegraph. As you know, I'm supposed to report into the Alliance once every week about my progress in the Starship Ruins. Although it is a pain, they are funding me and giving me on-site protection, so contractually, I can't complain. Sono qui per usare il telegrafo. Come noto, una volta a settimana devo riferire all'Alleanza come procede la rovina della navicella. È una scocciatura, ma dopo tutto mi finanziano e mantengono la sicurezza sul sito, quindi a livello contrattuale non posso lamentarmi. How are you progressing? I haven't seen much of you lately. E com'è che procede? Ultimamente ti vediamo poco in giro. It is a very big room. I'm only cataloging the most standard of technologies. I'll leave the rest to the other researchers and archaeologists. Even so, it will take me a while. It is a very big room. Sono rovine enormi e sto catalogando solo le tecnologie più interessanti, il resto lo lascio agli altri ricercatori e archeologi. Ma nonostante questo mi ci vorrà un po'. Sono rovine davvero enormi. Well, I'm glad you showed up. If we didn't know about this new water source, I don't know what else we could have done. Beh, sono felice che tu sia venuto. Non so davvero cosa avremmo fatto senza questa notizia della nuova fonte idrica. Maybe the light is finally looking out for us. Vabbè, ma Lumina in realtà non l'ha poi usato, infatti, l'avvocato per il divorzio, quindi non può dare tanti consigli ad Amira. Forse la luce si sta finalmente prendendo cura di noi. E anche lì era tutto un misunderstanding. I just got back from the Starship Ruins. It was filled with such fascinating relics and science. I couldn't sleep. Noi non stiamo facendo niente in questo episodio. Stiamo parlando. Sono appena tornato dalle rovine della navicella. Sono pieni di reliquie e tecnologie interessanti. Non ho chiuso occhio, ero troppo impegnato ad assorbire il tutto. Cosa dovrei dire? Sei davvero sicuro ci sia una cisterna lassù? It's a space facility. Pretty much everything they need to send anything into space needs water at some point. Era un cantiere spaziale. Praticamente tutto quello che dovevano inviare nello spazio richiedeva acqua prima o poi. Think about it.
For the starship, they need water to make hydrogen for the fusion reactor and oxygen for the crew. Then they also need water to make anti-hydrogen for the antimatter engine, which, by the way, is very superlative, but I have no idea how it works. Pensateci, l'acqua era necessaria per creare l'idrogeno per il reattore a fusione e l'ossigeno dell'equipaggio, l'antidrogeno per il motore antimateria, che, tra l'altro, è davvero eccezionale, anche se non so come funziona. On top of that, they still need extra water for the crew, for cooling down the launch structure during liftoff, and even for muffling the shockwaves from the thrusters. Per di più, avevano comunque bisogno d'acqua allo stato liquido per l'equipaggio, per raffreddare la struttura di decollo e perfino per ammortizzare le onde d'urto dei propulsori. Plus, I read it in a book. E poi l'ho letto in un libro. Cosa dovrei dire? Se è certo che l'acqua sia potabile. Could it be contaminated? Sure, but most likely it's fine. La probabilità che sia contaminata esiste, ma non mi preoccuperei. I read before that the filter systems used in the old world pretty much ensured all water were clean to use. In fact, they even had procedures to reintroduce minerals back into the filtered water. Ho letto che con i sistemi di filtraggio del vecchio mondo era praticamente assicurato che l'acqua fosse pulita. Anzi, a volte dovevano pure reintrodurre i minerali nell'acqua filtrata perché era troppo pura. As long as the filters are still working and the reservoir doesn't have any cracks, maybe I should go revisit my math. Se i filtri funzionano ancora e la cisterna è priva di crepe, forse dovrei rivedere i miei calcoli. Cosa dovrei dire? Hai trovato qualcos'altro di interessante lì, tipo qualche mostro? Yes. I found a quantum communicator, but I don't know how to operate it. There's a user manual, but it doesn't even say how to turn it on. It's like whomever designed this wanted me to be confounded. Unlucky for them, I enjoy a good challenge. Ha atteso il settimo anno e la casualità? No, non è vero. Poi, insomma, ha aspettato 50 anni praticamente di vita, quindi ci ha messo, Lumina. Magari 50 no, ma una trentina tutti. Ho trovato un comunicatore quantico, ma non so ancora come usarlo. C'è un manuale, però non spiega neanche come accenderlo. È come se chi l'avesse progettato abbia deciso di confondermi apposta. Ma purtroppo per loro, adoro le sfide. I also tested a cryo cell, but it wasn't working. Which was good for me and in turn Sandrock in the end, because I didn't really have a plan for if it did work. Ho anche provato ad usare una criocella, ma invano. Il che è una fortuna per me e per Sandrock, perché in realtà non avevo un piano d'azione nel caso funzionasse. Bravo cretino! Ho rischiato di rimanere congelato lì nella criocella. According to some of the base documents I found, there are several wings to this facility. You and the starship launch section, there are others. Secondo alcuni documenti che ho trovato, la struttura ha diverse ali. Tu hai visto la sezione di lancio, ma ce ne sono altre. I'd assume the reservoir and the atmospheric water generator would be somewhere close by. Immagino che la cisterna e il generatore di acqua atmosferica siano lì vicino. Cosa dovrei dire? Non ho altre domande. Sure, I'll meet you there tomorrow. Va bene, vediamoci lì domani. Va bene. Allora, quindi domani c'è questa roba qui. Non ho altro da fare, quindi, in questo momento. Ma dai! Uffa. Ciao Nia. Hello. Sono senz'altro rimasto senza parole quando ho visto il tuo nuovo capo. Ho pensato che forse quello sfittato Ian fosse evaso e fosse tornato per vendicarsi. Già si è dovuto spiegarmi la situazione. Che storia? When I plant some more trees, we'll have plenty of shady spots for our picnic. Quando pianterò altri alberi avremo un sacco di posti all'ombra per i nostri picnic. Ma tu non sai che questa è la cosa che si fa a Sandrock. Come sei messa, bestiole? Questo è il benvenuto che si dà ai novellini a Sandrock. Vengono distrutti a bestiole. Più o meno. No! Ah, vedi? Questa è l'esperienza. Merda. Ora pareggio anche questa, E questo è un topo. Incredibile. E ora la tecnica della prima carta. Sei stata fregata dall'imprevedibilità della tecnica della prima carta. Sta divertendo, dobbiamo giocare una questa volta. E invece no, adesso lotteremo. Nia. Con cosa combatte? Ah, hai un'arma, Nia, o... Non capisco. Ah, ok, ha le bombette.
Le bombette puzzolenti sembravano quando me l'ha tirata la prima. Bene, perfetto. Abbiamo lottato, abbiamo giocato a bestioli, ho vinto, quindi ti abbiamo dato il benvenuto di Sandrock. Movimentiamo un po' l'economia. E niente, cioè veramente non ho missioni in questo momento. Che cosa fastidiosa quando non ci sono le cose da fare. Però, allora, fammi vedere qui se c'è qualche missioncina di quelle facili facili. Perfetto, c'è questa qui. Facciamo questa. Ma se ho abbastanza materiali, non ne sono sicuro, io metterei a fare qualche proiettile per il fucile. Almeno stavolta non mi ha investito come fa di solito. Proiettili per il fucile si fanno da qui. Proiettili per pistola, no. Nessuno. Fucili, mi manca la polvere da sparo. Ok, polvere da sparo. Serve il fuoco per farla. E non sono sicuro di averlo. Oh, ok, ce l'ho. Non tutto quello che volevo, però ce ne ho abbastanza, dai. Proiettili per fucile. Fanno 12 qui. E non 12 di qua, mi sembra di aver visto. 5 di qua. Mi mancano i proiettili di proiettili. I lingotti d'acciaio, paradossalmente. Dove? Barra d'acciaio. Falli tutti. Anche di qua falle tutte. Le barre d'acciaio. A posto. Di qua fai un po' di quelle in acciaio cromato. Poi così ora voglio vedere anche quante ne ho già. Ne ho 47, posso prendere anche l'altra missione, quindi, del coso, però, mi interessa relativamente fare queste missioni qui. Le barre d'acciaio cromato possono servire a qualcosa, quindi non voglio sprecarle per fare queste missioncine delle valle. Catch you later. Pensavo che avesse il coso. Pensavo che avesse qualche dialogo particolare lui, nel senso. Salve, professor Luo. La tua amica Nia ha molto talento. Oh, e lei dice lo stesso di te. Spero che entrambi lavorerete solo per raggiungere il vostro potenziale. Bene. Ok. Come ti pare? Prof. Professor Luo. Ciao, moglie. Hello there. Precious. When's the catch you later. Non a chiedermela la zuppa di funghi, non te la faccio uguale. Finanziamo un po' il negozio di nostra moglie. We could plan out some other activities once you're done with your work. No. What do you think? Ho da fare, Amira, ho da fare. Mi deve aver sentito lì a casa che dicevo: ah, ma non ho nessuna missione. Che palle. Facciamo qualcosa? No, sono impegnato. Mi dispiace. Hello. Thank you. Ah, tieni un sur. Tu hai dei dialoghi particolari. Perché? Mi sono emozionato quando ho visto il professor Lu ispezionare il terreno con la lente di ingrandimento. È venuto fuori che stava solo guardando una margherita malmessa. Ok. Howdy. Ehi, ho sentito che la semina procede alla grande. Forse d'ora in poi potremmo chiamare questa ricorrenza la giornata dell'albero. Non lo è? Sta andando malissimo? Wow. La peggior giornata dell'albero di sempre. Sì. No, in realtà non ho così. La missione con l'amica d'infanzia non c'è in realtà, quindi di quello non se ne deve preoccupare. Perché io non lo vedo lì. Ah, è proprio dentro all'arco il coso. Il baule. Ok.
È che da qui ci ho già provato, immagino. Non mi dire, non ho mai provato a salire da qua? Mamma mia, questa è colpa del mio bruttissimo senso di orientamento, perché finora non avevo realizzato che ci potevo arrivare da lì, sicuramente. Finalmente apriamo questo baule, che era tantissimo che lo voglio prendere. Un diamante. Non ne valeva la pena. Aspetta, che ce n'è un altro, secondo loro. L'indicatore mi dice che ce n'è un altro di bauli. Ah no, però non qui. Qui. Vabbè, probabilmente ancora non me lo ha tolto dalla mappa. Non mi ha tolto dalla mappa quello, probabilmente ancora. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Yuhu. Come fa a mantenere la neve comunque Sandrock con le sue temperature? Cioè, ci sono le stazioni sciistiche che hanno problemi in questo periodo, e Sandrock invece sta mantenendo la neve senza assolutamente battere ciglio. Wow. Rubiamo questa barra di bronzo away. Rubiamogli anche la carne secca. Tanto è abituato a farsi rubare la roba. Immagino che Ian gli rubasse sempre tutto. Ha provato a rubargli anche la vita. Quindi. Prendi tutte le barre d'acciaio possibili e metti a fare altri proiettili per i fucili. Così siamo pronti ad affrontare qualunque cosa ci sia in quelle rovine. Che sicuramente ci sarà qualcosa di maligno. Noi continuiamo a scavare troppo in profondità. È neve artificiale, dici? Ah, ci sta. Siamo a Sandrock, quindi ci sta. Abbiamo delle tecnologie incredibili. E poi, poi non sappiamo fare le cose più basilari. No, non l'ho preso veramente, nonostante la trappola bellissima che ho adesso. Ah, vedi? Perfetto. Smetti di pescare. Beh, con questa trappola qui è bellissimo pescare. È facile. Prima era veramente troppo precisi di dovevi prendere quei cosi. Quei pesci maledetti bastardi. Ah. 3 copie di Gunga Mix, eh? No, ridammele. Che le regalo a C quando lo vedo, semmai. Se me lo ricordo, eh. Che belle le nostre, i nostri punti di relax nella stanza, nella nostra casa. Questa sedia che dà su un muro. Il gong. Le cose, le bamboline che guardano verso alla cascata. Perfetto. Casa nostra è perfetta. La sella. La devo mettere sui miei cavalli. Sedia in rattan di lusso, attenzione. La metto subito qui. Poltroncina rustica con cuscino. Si mette qui, dall'altra parte del gong. Questa invece si mette per te.
lì sotto proprio non me la fa mettere, quindi la devo mettere qui e ruotarla. Perfetto, così uno entra in casa, inciampa e cade però direttamente di faccia sulla sedia e può dire di essersi seduto. Perfetto, no? Ho un quadro. Mettiamo anche questo. Anche una sedia da salotto elegante. Che ovviamente verrà messa. Va bene, qui. Che non guarda il muro. Guarda la gente che si sfracella entrando in casa. Perfetto. Poi ovviamente il dipinto di qua, così quando uno cade vede il dipinto che lo guarda e lo prende per il culo. E poi andiamo a dormire perché abbiamo già fatto abbastanza cazzate. È apparso l'uomo misterioso, non mi interessa. Perché? Ah, giusto, perché di là c'è un'altra uscita. Babbo, hai sonno? Abbraccio, abbraccio. No. Da dove usciva questa porta qui? Ah, è questa qui. Dov'è questa porta? Quella è la porta segreta proprio. È un passaggio segreto. Lettera da parte di Penny. Cinnan, sono oggi il giorno della gara. Spero che tu non l'abbia dimenticato. Essendo la persona che maggiormente mi ha aiutato qui a Sandrock, spero che tu possa venire ad assistere alla competizione. Non importa per chi voterai, voglio solo che tu ti diverta. Ci vediamo al palco fuori dal Blue Moon alle 20. Sì, io avrei anche da fare cose più importanti. Ciao, siamo usciti dalla clinica ieri sera e sono un padre e una bambina sana, ma mi sento il ragazzo più fortunato del mondo in questo momento. L'intero discorso è che i bambini non ti lasciano dormire è reale, ma ce la capiamo. Siete letteralmente al primo giorno. Poi Dambi fino a ieri era tranquilla che camminava senza problemi. Non credo che a 9 mesi una persona si possa muovere in quel modo. Però va bene. Cioè, una persona incinta di 9 mesi non penso. Volevo solo trasmettere la gioiosa notizia. Uno di questi giorni fermati da noi viene a vedere il bambino. Lettera da parte di mamma. Cinanzon, ho sentito che hai riparato la scuola, una notizia meravigliosa. Io e tuo padre ci stiamo chiedendo se tornerai ad Iwind al termine del contratto, ma penso che probabilmente ti stabilirai a Sandrock, non è vero? Non ti biasimo, hai lavorato così tanto per rendere Sandrock ciò che è ora. La nuova insegnante è brava? La nuova insegnante è adorabile. È molto loquace ed è sicura di sé, penso che sarà una bravissima insegnante. È molto bella, ho sentito dire che faceva l'attrice. Per un certo periodo ha recitato a Walnut Grove e i bambini la adoreranno. È adorabile. Perfetto. Potenziamento della bottega. Congratulazioni, la tua bottega ha raggiunto un punteggio di 5 stelle. Probabilmente la tua è una delle migliori botteghe in circolazione ormai, ma non lo so, è difficile da dire. Chi fa questi paragoni? Perché devi trasformare sempre tutto in una competizione, eh? Perché ancora stai leggendo? Ti ho detto che grazie al tuo punteggio puoi ottenere incarichi di livello maggiore, quindi smettila subito di posare gli occhi su questa lettera e vai di corsa alla Gilda del Commercio. Forza, 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 Gilda del Commercio di Sandrock. Ti dai i voti, esatto. Allora, qui mancano 5 minuti per questo. A posto. Altri proiettili per i fucili. Mettiamo tutto il possibile qui nelle casse. Mi sa che ci toccherà comprare qualche altro spazio, per il nostro zaino. Ah, vai alle rovine, proprio devo andare laggiù. Ok. Batuffolo non ha un tempo limite, vero? Perfetto, ottimo. Allora. Oh, giusto. Io continuo a dimenticarmi di loro. Ciao, Torchic. Nulla va sprecato, raccogli le feci 50 volte. Oh madonna, che faccia terribile che illumina. Ah, giusto, io volevo prenderla una cavalcatura. Come faccio a mettergli la sella, tipo? Ma ce l'hanno la sella e le mie le cose, le cavalcature?
volevo saltare oltre la cosa, ma niente. Corri. Me lo dà. Me lo dà direttamente lì. Non mi dà ovviamente questo. Ma vaffanculo. Gioco del cazzo. Non mi dà mica il punto da cui posso arrivare alle rovine dell'astronave. No, me lo dà in linea retta, in linea d'aria. Così poi mi dice: no, ma lì non ci puoi andare da solo. Fanculo. Perché ci hai messo i muri invisibili, se no ci ero anche arrivato da solo. Bastardo. Vuoi davvero che Daisy porti? Yes. Un'avventura da 20 minuti. Entriamo, usciamo. Hey there, partner. I reckon I secured this site early, but it probabilmente seems like dorme qui, questo here before me. Hey, no, avevo deciso di arrivare in anticipo per controllare che l'area fosse sicura, ma il direttore ci è riuscito comunque ad anticiparmi. I arrived at precisely 3:02 a.m. Sono arrivato alle 3:02 esatte. I'm glad you're here. Now we can get started. Grazie di essere venuti. Ora possiamo cominciare. According to the documents, avevo capito che veniva anche lui. Section of the base is around here. I've narrowed it down as far as humanly possible by walking the distance from the starship wing. Secondo la documentazione, qui in giro ci dovrebbe essere l'ingresso di un'altra area della base. Ho ristretto il più possibile il campo percorrendo a piedi la distanza dalla sezione della navicella. I'm certain this is the section that houses the water reservoir. We must now excavate to reveal the entrance. Sono certo che si tratti della sezione che contiene la cisterna. Ora dobbiamo iniziare gli scavi per trovare l'ingresso. Excavate? As in dig? Ah, potrebbe essere un problema. Director, do you know how far down we have to go? Gli scavi? Non me l'aveva detto nessuno che c'era da scavare. Direttore, sappiamo già quanto dovremo scavare? No, just dig until we hit metal. Ah, bene. No, continuate finché non troviamo del metallo. Yeah, alright. Let's get to it. If we work together, we're gonna find it in no time sicuro at all. Ok, rimbocchiamoci le maniche. Vedrai che insieme facciamo in un attimo. Ok, partner. Pick a spot that looks appealing and start digging. Andrà malissimo questa cosa. Ok, scegli un punto che ti ispira e inizia a scavare. Verifica. Così? Qui sotto ci sono solo rocce, l'ingresso non è qui. Ok, ce ne sono solo tre di punti, per fortuna. Ma qui c'è già C. Perché mi ci devo mettere anch'io? Qui il terreno è morbido, ma sotto sento del metallo. L'ingresso deve essere qui vicino. E allora perché mi fai guardare anche quell'altro laggiù? Se l'ingresso deve essere lì vicino. Non mi serve quell'oro. Aiuto, cosa è successo qui? Great job. Looks like you found it. Ottimo lavoro, Ginazon, l'hai trovato. Let me just head in and see. Fatemi dare un'occhiata. Oh, the partner. I know you're excited, but you ain't exactly known for your fighting skills. I reckon me and the builder better head on down first. Ehi, fermo lì. Va bene emozione, ma non sei proprio famosissimo come combattente. Direi che è meglio se io e Ginazon andiamo in nuova scoperta. Ready? Did you bring, you know, medicine, weapons, the usual? Ginazon, ci sei? Hai portato la solita roba? Medicine, armi, eccetera? Consigliato livello 50-52. Saremmo tipo al 45 ancora noi. Beh, questa è decisamente una cisterna. There it is. That's it. Eccolo lì, guardate. It's far larger than I thought. And that tank must be the reservoir. The machine attached to it must be the atmospheric water generator. Wow. Breathe, Chi. Breathe. Breathe. È molto più grande del previsto. E quella deve essere la cisterna. Il macchinario collegato deve essere il generatore d'acqua atmosferica. Wow. Respira, Chi. Respira.
Need a closer look. I must go. Devo osservare da vicino. Io vado. Ma non andare, ma che cazzo... Ma che cretino. Direttore, fermo. Potrebbe... Ah, crud. Come on. We better catch up with him. Mannaggia. Forza, Cinnazon. Meglio se lo raggiungiamo. Sarà anche un cervellone, ma come combattente... Beh, stiamogli dietro. Ah, questa sarebbe l'uscita per andare da... Dambi e quell'altra. Dambi e Rian. Perfetto. Cos'è? Ci sono delle casse. Non posso non prendere le casse. Mi ha dato un medicinale potente. Scusa, la cavo quella missione, perché... Se no mi rompe il cazzo. Dov'è Justice? Ah, lui è già arrivato. What are you doing? Get to cover. Direttore, ma che fai? Mettiti al riparo. He's in his own world now. Well, builder, you know what to do. Accidenti, è proprio partito. Beh, Cinnazon, sai cosa da fare. Potevamo chiamare anche Logan comunque. Oh no, la bomba. No. Ah sì, 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 sì. Ah. Ma curarti non ha molto senso in questo momento, robot di servizio. Dai, ancora non è morto. Director C. Director. Direttor C. Direttore. On this basis, at any moment, 1-5% of the atmosphere is made of water vapor. L'1-5% di vapore acqua mi sembra un po' tanto in realtà. Provides enough to serve the fabrication facility and the launch center. L'atmosfera è quindi composta per l'1-5% da vapore acqueo. Il generatore di acqua atmosferica sfrutta questa risorsa, sufficiente a coprire il fabbisogno del cantiere e del centro di lancio. Affascinante! Che potenza per un singolo generatore! Hey, Director G! Can you hear me? Hey, Director C! Mi senti? Oh, you're here too. Oh? Ah, sei qui. It's a real shame. This is just another tourist pamphlet. It doesn't tell me what I want to know. Che delusione! È un'altra brochure per turisti. Non dice quello che voglio sapere. Oh, look around. I expect that the combat AIs to still be functional, but they appear to be destroyed. Oh, guardate! Mi aspettavo che le AI da combattimento funzionassero ancora, ma sono a pezzi. Per poco non ti ammazzavano. Director, you gotta be more careful. You can't just stop and read everything you see. If it weren't for me and the builder. Non fare lo sbecco della situazione, direttore C. Direttore, devi stare più attento. Non puoi fermarti a leggere ogni singola parola. Se non fosse per me, Cinnazon, ci saresti rimasto secco. I'm sorry. I'll try to be more careful next time. New scientific information is exhilarating. Scusate, sarò più prudente. Tutto questo nuovo sapere scientifico è estasiante. I finished reading everything here anyway. Although I didn't find any technical data, I found out that the generator in this facility can produce at least 100 tons of water per day. In ogni caso, ormai ho letto tutto il leggibile. Anche se non ho trovato informazioni tecniche, ho scoperto che il generatore di questa struttura può produrre più di 100 tonnellate d'acqua al giorno. Holy Yakmel! 100 tons! Is it still working? Per mille Yakmel! 100 tonnellate! E funziona ancora? Doesn't look damaged. We need to find the control room for the generator. Beh, non sembra danneggiato. Dobbiamo trovare la stanza di controllo del generatore per accertarcene. Intanto c'è qualcosa. Interessante. No, queste me le tengo per curarmi dopo. Ciao.
devo fare fuori questo io, perché questi rompono veramente il cazzo. Scusami. Justice, cosa stai facendo tu? Ah, è morto. Cosa sta facendo? No, scusa. Non avevo visto che stava... Ah, mi stava sparando quello piccolino. Meno male che ci è immune a tutto, a quanto pare. Ah, fa una seconda esplosione. Non l'aveva fatta, stavolta sì. Vabbè, questo è morto. Proviamoci. Bravo Justice, che continua così. Magari se morendo un pochino meno. Mi faresti un piacere. La madonna quanta gente. Questi poi che sparano è una rottura di cazzo. Ti sei fissata con quella poche dense, eh? Ma ce n'è un altro. Ce ne sono gli stifosi. Ok. Un altro ancora di quei cosi di controllo. Meno male che Chi lo hanno reso immune a tutto, perché io mi aspettavo che uno dovesse scortare Chi e che quindi non riuscisse, cioè dovesse proteggerlo tutte le volte. Fosse una di quelle missioni in cui devi evitare che la persona che stai scortando prenda danni. Sarebbe stato un po' terribile. Oh, non ci sono indicatori. Porca puttana, sti... Vabbè, se poi c'ho la gente nel mezzo. Sì, esatto, poteva anche portare il coso, l'esoscheletro, quel maledetto bastardo di Chi. Non ho capito cosa ha aperto. Era un attimo impegnato a non morire. Che no, di qua è da dove siamo partiti. Però c'è di nuovo questo. Curiamoci. Ok. Meno male mi sono tenuto queste cure lontane. Ah, mi ha fatto rompere anche quello. In che senso? Ora capisci perché la tua romance è finita con Logan. Ah, ok, iniziata con C, Harvey, e poi è finita con... in quel senso. Pensavo che tu avessi lasciato Logan. Che tu avessi abbandonato Logan per sempre. Mi sa che devo andare giù. Sì, cioè qui non c'è niente.
sono neanche bauli. Ok. Dovrò prendere quello e andare giù, quindi. Sì, ok. Ho solo poco più di 100 colpi. Male, male. 100 colpi non sono tanti per i boss. Can you please look around for any documentation? Credo che questa sia la stanza di controllo. Darò un'occhiata ai dispositivi di comando. Chinanson, puoi cercare la documentazione? What about me, director? How can I help? E io, direttore, cosa posso fare? I don't particularly have faith in your ability to find things. Ma povero! Non nutro particolare fiducia nelle tue capacità di ricerca. Shucks. I mean, at least you're honest. Caspita! Viva la sincerità, almeno. Il serbatoio di purificazione della fonte idrica primaria del personale della base, nonché dei processi di fabbricazione e sperimentazione. La sua igiene va mantenuta nel modo più rigoroso. Il personale che accede alla cisterna è tenuto ad indossare l'apposito abbigliamento protettivo. Un'ispezione della cisterna verrà condotta ogni sera alle ore 19. A tal fine si prega di garantire l'accesso al generatore, stanza di controllo e aree pubbliche. Gli addetti alle pulizie disinfetteranno le aree in questione. Il livello inferiore della cisterna è direttamente collegato alle tubature idriche della base. Deve essere sottoposto alla costante sorveglianza delle IA di sicurezza. Non sarà tollerata alcuna interruzione di queste pattuglie. Aggiunta, è severamente proibito introdurre alimenti e pietanze. Tutti i pasti vengono forniti dalla mensa aziendale. Gli alimenti di provenienza esterna rappresentano un grave pericolo al generatore d'acqua atmosferica. Qualsiasi dipendente colto nell'atto di ordinare cibo da asporto subirà una detrazione del 15% della prossima busta paga. Coglioni! No, quelli sono i registri, aspetta. Tanto. Registro di lavoro. Ah no, aspetta, questo è il registro di lavoro della stanza di controllo e quello è il registro email. Questo che era? Niente. Ok. Ah. Li ho presi così i registri email. Registri email, comunicazione tra i membri dello staff del bacino idrico del vecchio mondo. A quanto pare l'espressione dedotto dal tuo salario è una storia vecchia come il mondo. Ok, c'è una pagina sola per fortuna. Sala di comando del bacino idrico. Nancy, tesoro, non ordinarmi più del cibo da asporto. Adoro la tua premura, ma se lo scopro mi trattengono il 15% della paga. Propulsioni R&D Rodriguez. Dici sul serio? Ma il cibo della mensa è terribile, ti giuro. Una volta ho provato i loro spaghetti, ci avrei potuto fare un buco in un'Olimpia. Pensa quanto erano al dente. Nancy. Sì, lo so, ma stanno diventando molto rigidi riguardo la questione di sicurezza. Non so neanche se farebbero più passare una consegna. Rodriguez. Non preoccuparti, non sarà così per lui molto a lungo. Presto saliremo sulla prossima Olimpia e ce ne andremo, insieme. Nancy. Lo so, ma sono preoccupata, Rodriguez. Girano voci su una possibile guerra. Rodriguez. Sono quelli responsabili a costringerci a questo stupido confronto. C'è un motivo se la gente ha bandito gli umani avanzati un secolo fa. Non preoccuparti, presto ce ne andremo da questo pianeta. Nancy. Va bene, tesoro, mi fido di te. Gli umani avanzati. Gli umani avanzati. No, c'è la pausa pranzo solo immensa, quindi col cibo scadente, schifoso. C'erano degli umani avanzati. Attenzione. Attenzione. Registro di lavoro della stanza di controllo. Perché c'è un'aquila? Generatore seconda sorgente normale, bacino idrico normale. Manutenzione aggiornata dell'unità di riparazione automatica. Vabbè, non c'è niente di divertente qui. Ho checked the generator, it seems to be intact. I'm unclear as to whether the rest of the system is still in working condition. Ho controllato il generatore, sembra intatto. Tuttavia le condizioni del resto dell'impianto non mi sembrano ancora chiare. Let me see the logs. Perhaps there is a record on system integrity. Fatemi dare un'occhiata ai registri. Forse monitorano l'integrità del sistema. Generator repaired. Maintenance has updated automatic repair units. Troubleshooting will be automatically repeated at regular intervals. Good. It seems the system has an automatic maintenance system. I'll try restarting it. Bene, pare che l'impianto abbia un sistema automatico di manutenzione. Provo ad avviarlo. E cercherà di ucciderci, come minimo. Lo vedo già, guarda laggiù che c'è qualcosa che vuole ucciderci. Troubleshooting will begin shortly. Ti diamo il benvenuto al sistema di rigenerazione idrica Olympus 3000. La diagnosi inizierà a breve. Troubleshooting complete. System integrity 100%.
All systems functional. Water generation engaged. Diagnosi completata. Integrità del sistema 100%. Tutti i sistemi sono operativi. Generazione idrica avviata. C'è un buco lì però. It's water flowing. Buonanotte, Nymphaeal. Sentite, rumore d'acqua che scorre. It's working. The glory of science. Funziona! La scienza trionfa! Ce l'abbiamo fatta! That we did. I think Mayor Trudy's water problem is no longer an issue. I'm going to celebrate by drinking 12 cups of tea today. To be clear, this is an almost infinite supply of water. As long as the machine is running. Pare proprio di sì. Direi che il problema idrico della sindaca Trudy è stato risolto. Per capirci, questa è una fonte d'acqua praticamente inesauribile, a patto che l'impianto funzioni. Wait. It seems you found something else. Un attimo, Shinazon. Hai trovato qualcos'altro? Cosa? Interesting. Let me see. È interessante. Fammi dare un'occhiata. Hmm. This transcript record implies that people on the base had plans to leave the next Olympia launch. They aim to avoid the calamity. Questo documento indica che il personale della base intendeva partire sull'Olimpia al lancio successivo. Volevano evitare la calamità. I wonder if there is a way for us to contact the human voyagers traveling these starships. Think of all the knowledge we could gain. Perché qualcosa è andato storto, probabilmente. Mi chiedo se non sia possibile contattare gli equipaggi di queste astronavi. Pensate a tutto il sapere che potrebbero trasmetterci. Chissà perché non hanno cercato di contattarci. Come su Dr. Stone, alla fine hanno preso la polmonite e sono morti. Direttore, non stai divagando un attimo dalla missione? Oh, sorry, my mind was wandering. Oh, scusate, avevo i pensieri altrove. Well, what are we waiting for? Let's head on back and tell the mayor the good news. Beh, che aspettiamo? Torniamo a casa e diamo una buona notizia alla sindaca. Voglio dare un'occhiata in giro. Gotcha. Let me know when you're ready. D'accordo, fammi sapere quando è finito. Prossimo My Time potrebbero mettere... mi ha rotto la guardia con un colpo solo. Potrebbero mettere un sistema di lock. Guarda che... lo schifo. Che sguscia. Quell'healer maledetto. L'ho evitato. E il leader è morto. No, merda, mi sono dimenticato che aveva quest'altra cosa. Ma pensavo di essere fuori dal raggio. Sembrerebbe che questi siano completamente opzionali. Molto solo per prendere quei bauli. No, merda, mi ha confuso. Mi sono confuso dal fatto che quell'altro l'aveva fatto. Quell'altro era già esploso. Ah,
anche da solo non dovrebbe essere un problema. Se smette di fluttuare, magari. Ok. Uno e dos. Apri il baule. Capolavoro collana. E cioè, tutto qui. Ah, coglioni. Cioè, vale probabilmente più l'esperienza che ho preso affrontando quei cosi. È l'unica cosa che c'è qui dentro, sì. Da. Mi dà un baule qui. Dove? Dov'è questo baule? Penso che si possa andare via allora. Ma che tutto vada così bene mi sembra strano, però andiamo. Sheriff, I would like to request the civil corps help in clearing the entrances to the starship ruins. It would be easier for me when I come back for further research expeditions. Sceriffo, vorrei chiedere al corpo civile di sgombrare l'ingresso delle rovine, se possibile. Semplificherebbero un poco le mie future spedizioni di ricerca. Now that our main source of water would be from here, gotta make it more accessible, right? Magari anche senza farmi prendere Daisy tutte le volte, no? Bella idea, se questa diventerà la nostra principale fonte d'acqua, dobbiamo renderla più accessibile, no? Thanks for your hard work today. I'm gonna take the director and go report this to Mayor Trudy. We'll see what she wants to do next. You take it easy now. Jenazon, grazie del lavorone di oggi. Ora accompagno il direttore a fare il rapporto alla sindaca. Deciderà lei da farsi. Tu intanto riposati. Cos'è quella roba? Giacca di dinosauro arcobaleno senior. Cazzo. Sembra molto fashion. Diciamo così. Eccola. Livello richiesto 50, ovviamente. Sarebbe sicuramente molto più forte del mio, ma io sono a livello 45, vedi, come avevo detto. Non avevo una... Questa ora potrei mettere. Non so se è meglio della mia o no. Penso di sì. Maya azione fiammante, che è quella che ho attualmente. È molto meglio quell'altra, sì. Pantaloni. Ah, è tutto insieme quell'altro. Ah, ok, sì. Va bene. Mettiamo questa. Scarpe. Scarpe e micetto sono meglio, sì. Mantello avventuriero futuro. Ma dai, è dell'eroe di Sandrock, da di più, in teoria. Fascia con orecchio, questo fa danno critico. Dammi la cosa, dammi la medaglia dell'eroe di Sandrock. Andiamo decorati per le nostre missioni. Potrei mettermi più di... Ah, potrei mettermi invece che il visore e queste altre cose qui, ma il visore è bello. Bello così. Vabbè, dai, stiamo in questo modo. A posto. Così ora possiamo anche andare a vedere quel bambino di Danri e Ribi. Danri e Bian. Sono a 350 metri. Si corre. Si dice: oh, ma che bel bambino! E si riesce. Si fa estremamente veloci. Se no, mi toccherà citare
De Angelo di The Office. Grazie Mian. Ah, proprio c'è la cosa fuori dalla casa. Hey there. Ciao ciao Cinnanzon, sei qui per dare il benvenuto al nuovo membro della famiglia di Sandrock? Ho appena saputo da una fonte molto affidabile dei suoi genitori che si chiama Linden, ma penso che sia già stato affibbiato il soprannome Lin-Lin. L'ho appena visto, non è adorabile? Non ho mai visto la nostra vecchia amica Adam B più contenta, risplende di orgoglio. Ah, il miracolo della maternità. Ecco il vero miracolo, ho visto Rian cambiare i pandolini. Lo so! Ho visto la confezione in primo piano. Ha già consumato mezzo pacchetto. E poi ha messo gentilmente la piccola Lin nella sua culla senza nemmeno un suono. Certo, sarebbe stato bello avere quel tipo di buonsenso quando Elsie era appena nata. Dai, Coop. Odiavi così tanto cambiare i pannolini. C'erano lacrime che scendevano sulle tue guance. E poi questo faceva piangere Elsie. E poi... Sì, beh, ho fatto uno sforzo. Ho cambiato quei pannolini mentre ero preda in un travolgente disagio emotivo. Questo vuol dire che valgo il doppio di quel vecchio trafficante di trafficante. Stavo per dire trafficante di malattie. Cazzo, l'avevo letto male. Di quel vecchio fabbricante di matite col collo a matita. Elsie e io stavamo piangendo insieme. È stata un'esperienza che ci ha legato. Dai su, non è una competizione. Siamo orgogliosi del nostro amico Rian per aver preso davvero l'iniziativa. Ha già scolpito un sacco di piccoli giocattoli in legno per sua figlia e ne ha regalato uno anche a Jasmine. Dannati piacioni, cercano sempre di far fare brutta figura ad altri noi padri. Ehi, nessuno sta interrogando nessuno qui, amico. Ehi, smettiamo di trattenerti, Cinnanzon. Sei qui per vedere il bambino, vero? Penso che stavamo tutti per andarcene. Se non scrivi sei con lo spectro in più, vabbè. Sì, eh? Infatti, addio tutti! Casa di Rian e Dambi. Stava comparendo qualcuno lì fuori che per un attimo mi era sembrata Matilda. Ma invece dopo nel replay ho visto che non era, eh. Per fortuna. Ma sembrava un fantasma. Hey, perché era proprio appena comparso. Ehi, Cinnanzon, sei qui. Diamo il benvenuto in questo mondo a Linden, nostra figlia. I miei occhi. Perché sono diventato malefico? Il dio che ci ha ispirato per il nome per il Linden fa uno dei fiori preferiti di Dan Dan ed è uno dei legni più belli su cui si possa mai mettere le mani, quindi sembrava proprio il nome perfetto per la parte più perfetta del nostro matrimonio. Vuoi conoscere Lin Lin? Sì, entra pure, ma non far troppo rumore, sta dormendo. Ma perché questi occhi così rossi? Non erano così rossi prima i miei occhi. Erano arancioni. Sì, però... La nazione deve darmi da fare di più se voglio essere... Devo darmi da fare di più se voglio che un grande esperto di boschi venga a Sandrock. Anche se non riesco davvero a pensare che potrebbe essere interessato. Il fatto che i boschi sono un po', come dire, legnosi. Ma vaffanculo. È diventato un padre. Ha fatto un dead joke. Per quanto riguarda l'albero, non considerarlo un fallimento. Consideralo come l'aver trovato nuovi modi che non funzionano. Te ne sei un esperto. Dove cazzo è andata, Dambi? Io sono venuto a trovarvi, a voi e al vostro figliolo. Vabbè. Ciao, Dambi. Ciao. Ma io non avevo gli occhi rossi in questo modo. Ma porca troia. E l'aver tenuto il coso, l'aver tenuto il visore per tutto questo tempo, mi sa. My pa was a rolling stone. Fa vedere che cazzo c'hai oggi. Scatola dell'assistente. No, tu avessi delle scatole grandi. Eccole. Prendiamole. Poi vedrò se metterle effettivamente in casa o no. Sì che le uso.
là quante ne uso. Perché ho tutti i dischi dati in mano così e non dentro a un coso? Molla di metallo. Bella. Utile. Dove me l'ha messe le casse grandi? In fondo c'erano posti liberi prima. Vabbè, non mi torna la cosa. Qui. Non è vero che l'acqua è esaurita, non è vero. Perché non la posso mettere lì? Là. Allora, ci mettiamo questo spolverino di sicuro, perché non serve. Kit per la semina purtroppo no. Spada pesante di titanio. Mi serve? No. Cuce di Owlet, boh, teniamolo. Non si sa mai. Maglia azione fiammante ormai non serve più. Le gallette non penso che servano. Mano della luce, la tecnica di Mark Evans. Pesce sottosale. Posso anche metterlo nel coso. Il letame lo posso mettere lì dentro. La sella penso che non mi serva, perché il mio animale ce l'ha già. Quindi mettiamola lì. Mantello grazioso, via. Gunga Mix, si è detto si dà a C, ma non gli servirà. Bara d'acciaio, mettiamola lì dentro. Poi, nah, tanto è una cosa che avremo sempre. Ne avremo sempre bisogno. Pantone di guerriero del deserto, via. Rottami. Rottami, forse potrei cavarli. Ma la pietra di energia usata sono sicuro che ci sia una cosa. Ah, aspetta, perché poi ho fatto qualcosa, ce l'avevo già nelle, di quello che ho trovato nelle rovine dell'astronave, qualcosa c'era già. Perfetto. Ora sono libero dai doppioni. I rottami potrei metterceli, però tanto i rottami me li danno tutte le mattine, quindi non ha. No, non mi libera di niente. Questo è un modello di satellite. Metticeli, guarda, tutti sti modelli. Fogli, ma che fogli mettici. Ciondolo di dente di lupo, metticeli. Le piume, metticeli. Pugnali di ferro, via. Gli smeraldi, tanto venderli non mi serve a niente. Corteccia, serve a qualcosa? Via. Gran teatro, monumento, bambolotto, gran teatro. Ho 4 pezzi. Posso fare il gran teatro. Va bene. Quadro di un gatto nero, che bello. Erba non morta. Lampada da parete, un diamante, chip per la sera. Ah, devo dare quei chip allo stronzo. Pietra d'ardesia, lame, piastre, dinas, tanto quelli, tutta roba. Guarda quanto rame ho, dall'essere andato. Perché ho due cose di grafite? Spero che me l'abbia rimessi insieme qui dentro. Perfetto, meno male. Minerale d'alluminio. Residui. Legno duro. Sangue di drago. Il Dovahkiin. Dovahkiin. Nana sento Skyrim. Nana sun. Nana don. Dina na renda son. Ani na renda don. Queste si tengono per il meme. Carta regalo Glightburger. Bene. Grazie padre. Oggi è la festa del padre, tra l'altro. Linfa medicinale. Lì dentro.
Questa non gliel'avevo mai data ad Anfora, quindi non diventerà un artista. Altri residui. Vabbè dai, abbiamo quasi 60 posti liberi adesso. Per un po' ci basteranno, spero. Poi abbiamo qualcosa da mettere anche, tipo... Abbiamo un paio di capolavori, se non sbaglio. Fai... Ordina. Così i due capolavori me li dovrebbe mettere insieme. Eccoli qua. Anche quella in realtà è da mettere al muro. Lo spazzolino per ora non mi serve. Là. Guarda là che spettacolo. Questa non me la fa mettere... Ah, che stronzo. La volevo mettere sotto al coso. La volevo mettere sotto alla... alla parete. Il ruota qui non fa niente. Ah, tristezza. Che tristezza che sei, Sandro. Non dai libertà creativa alle persone. Va bene. L'una e un quarto. Vediamo se c'è qualche missioncina facile facile. Comunque, Anfora va al giro da sole. Parla con me, è molto inquietante, Anfora. Nonno Cupo ha detto che posso avere il latte di Yak. Probabilmente sì. Ti piacciono ancora i giocattoli? Ho una guida per seminare giocattolo che sono sicuro che ti piacerà. Dov'è? Thank you. Sì. Tu sei. Può anche andare bene così. Allora andiamo al centro di ricerca a fare, a mettere una qualche ricerca per un qualche macchinario, giusto per, visto che abbiamo 677 dischi dati, che stanno per diventare inutili perché i macchinari li abbiamo quasi finiti. E poi vado al museo a vedere se c'è qualche reliquia che possiamo completare, così, giusto per anche quello. C'è il raccogli rugiada. E poi c'è questa roba qui. E dopo basta. Cioè, siamo veramente alla fine praticamente. Tu accelera, accelera. Poi scusate. Se è qualcosa della comunità delle piantagioni, cosa vuol dire? Sto affrontando molte di queste interazioni sorridendo e annuendo. Cosa ha fatto esattamente il professor Luo per meritare tanta fama? Oh, sì, oh, che forza! So long, partner. Devo andare al museo. Mi ha distratto Heidi, sapevo dove andare. Allora, la macchina era, chi se ne ricorda, le cazzo era la macchina per le reliquie, ah qui, allora posso fare 3 soldati di terracotta, posso fare la pagoda della grande oca selvatica, posso fare altre 2 statue dell'aquila di sabbia. Ottimo. Posso fare 8 navicelle. Posso fare 8 modelli di DNA. Posso fare un modello di astronauta gonfio. Posso fare 10 calici di giada. Sto finendo i dischi dati per fare ste cacate. Mi sembra un'ottima cosa. Uovo. Fossile. Testa di toro. Tuta spaziale. Vai, ho finito i dischi dati. Perfetto. E ognuno mi occupa uno spazio in inventario di questi stronzi. No, dai. Ma che bastardata. Ma guarda là. Che stronzi.
Che lega, vabbè, to. Qui non ho più niente. Va bene. Penso che questo sia un pochino meglio della vasca di pietra. Ah, c'è il magazzino del museo anche. Ah, ci posso buttare quello che mi pare nel loro magazzino. Cioè, posso cambiargli la roba e in questo modo comunque io me la tolgo dall'inventario. Non la posso riprendere. Ah, vedi? Non pensavo. Non la posso riprendere la roba che gli dono. Quella roba io l'ho già donata. No, il visore non lo prendi neanche. No, no, i visori sono belli. Che tristezza comunque. Non ci si può mettere niente. Qui? Dove il passato prende vita? Ok. C'è qualche posto qui? No! Ok. Questo. Ah, però non posso... Cioè, tutta la roba che ho, gliel'ho già donata, mi sa. Tieni questo sgabello. Qui non ho niente. Qui non ho niente. Un po' triste veramente così, sì. Qui non ci posso mettere niente. Qui non ho niente. Roba piccola. Va bene, ho capito. Tutta questa roba che ho creato. Ehi, lacatori. Non è mai sbagliato chiamare un esperto, eh? E tutte queste persone hanno un indirizzo. Dovrei iniziare a mandare lettere a pezzi grossi come l'uo. Magari dare il via a uno scambio di corrispondenza. La foresta non cresce? Beh, come dico sempre, non sperare mai in troppo. Ah, non preoccuparti. Non è finita finché non è finita. Abbiamo tempo per sistemare le cose. Regala. Nel senso, a lei piacerà un nuovo ingioiellato. Oh, thank you. Ed è, ce l'hanno già. Ottimo, la prossima volta però dona questa cosa direttamente al museo. Ce l'hanno già, tranquilla. Ricompensa del museo. Ah. Wow, nel senso. Comunque vedi, così abbiamo rifinito i dischi dati. Abbiamo risolto due problemi in uno. Avevamo il problema di aver troppi dischi dati, ora no. Dov'è Elsie? Elsie, vuoi una reliquia? Howdy. Regala. A lei sono sicuro che un bellissimo candelabro dorato piaccia. Wow, thanks. No. Non così tanto. Qui dovrebbe esserci un coso da qualche parte. Un baule. Katori, ti ho appena visto a te. Dambi, non correre. Hello. Il professor Rui è famosissimo nella comunità delle piantagioni. Ha anche aiutato con il design degli opuscoli che distribuiamo al tempio. Potrei chiedergli di autografarmene uno, no? Fagli fare direttamente un meet and sign. Ah, è così frustrante essere un fante nella guerra contro il deserto quando nessuno ha mai ricevuto ordini. Hai sentito, Zeke? Ancora niente? Ok. E tuo figlio, tipo? Nessun dialogo particolare per il fatto che ha un figlio adesso. A lei piacerà sicuramente... questo. Thanks. It's really nice. Che palle. Non piacciono a nessuno stare lì, quindi.
Alla professoressa piacerà il modello di DNA, immagino. Sarà in, sarà in classe? Probabilmente no. Posso metterlo a scuola, qualche pezzo di reliquia? Scusa, sarebbe perfetto per la scuola avere una reliquia. No, eh? Ma porca troia. Era un, poteva essere una bellissima idea. Donare delle reliquie alla scuola, così le studiavano. Che tristezza. Esatto, siamo quasi a Pasqua, quindi regaliamo uova ingioiellate, ma sempre uova. Guarda quanta gente a cui regalare reliquie che non voglio nell'inventario. Calranos, non penso che tu sia una persona. Potresti indicarmi la via verso Sandrock? Sarebbe questa? Un paio di baracche nel deserto? Sì. Questo posto è grandioso, se non si considerano i suoi numerosi problemi, ma sei uguale a quest'altro. Qui sono tutti così gentili. Ho appena avuto una conversazione di 3 ore con un bravo contadino. Ma anche tu sei uguale agli altri. Vabbè. Questa è gente inutile. Jimmy, Rosario, Fiorello. Questi personaggi che in teoria vivono a Sandrock, ma non ci puoi parlare, non ci puoi interagire. Jane! Cominciata la guerra dei cloni, eh. Il mio compleanno è il 14° giorno d'estate. Ferragosto? No. È giorno prima. Sembra che nel vecchio mondo avesse un significato, ma ora è solo un giorno con un altro. Così è la vita, eh? Sì, se la vi... Volevo che il professor Lu venisse a parlare con i ragazzi, ma temo che tutto ciò che ha da dire possa essere alquanto sopra le loro capacità. Tuttavia è sempre interessante incontrare un pezzo grosso accademico. A proposito. Thanks, it's really nice. È un regalo piuttosto comune, giusto? Beh, grazie. Eh sì, certo. Chi è che non regala dei modelli di DNA in 3D? Ma andate tutti a fare in culo. Delle statuine di modelli di DNA. Chi è che non li regala? Voglio dire, comunissimi. Le posso vendere qualche reliquia? Col cazzo. Sicuramente in pochissimi le posano. Le comprano quelle. Lui e Zig vanno d'accordo alla grande. È uno spettacolo, un vero incontro di menti. Ho anche conosciuto la tua amica, Nia. È forte, qualche tempo dovremo passare il tempo tutti insieme. Chissà dov'è in questo momento, in realtà. Non preoccuparti, Cinnazon. Sono fiduciosa che qualunque sia il problema possiamo capirlo. Ci riusciamo sempre. Inoltre stiamo contattando il dottor Lu, l'esperto della tua città natale. Vi siete mai incontrati voi due? No. Giusto, è vero. Dovrebbe esserci stasera la cosa... La sfida canora. Allora, a lei piacerà sicuramente il calice di Giada. Thanks, it's really nice. Molto bello, grazie. Ci sono. Sono fuori dal Blue Moon. Hey there. Un sur. Non ti faccio un regalo dall'era della guerra dei cloni. A te un fossile di pesce. Thanks a lot. Questa cosa è bella, mi piacciono le cose belle. Vabbè. Dambi. No, a te ti ho già regalato. Dov'è Owen? Owen, hey there. Ho un regalo da farti. Una pietra per un sur. Sì, ma non c'è. Non c'è una liquida pietra proprio. C'è qualcosa che magari gli assomiglia. Questa la puoi usare per le tue storie. Oh, thank you. Wow, è davvero bella. Mi chiedo quale storia ci sia dietro. La puoi creare te. Rocky. Amico, in questi giorni si vedono un sacco di pezzi grossi a Sandrock. Pensavo che Musa sarebbe stato il primo e l'ultimo, ma nah. Ora abbiamo anche questo professore. Forse un giorno terranno qui uno di quei vertici mondiali. Eh sì.
Ah, cavolo, ho sentito a proposito degli alberi. Lo so che vuoi uscire e reagire, ma ascolta, né tu né io né nessun altro ti saprà colpire più duramente della vita. Ma l'importante non è quanto forte colpisci, è quanto forte puoi essere colpito e continuare ad andare avanti. Quanto puoi sopportare e continuare a rialzarti. Eh sì, proprio. E lui. A te regalo un astronauta. È la parte tua, basta questo per rendere lo speciale, credo, grazie. Che frase di circostanza. Professore, è un gran titolo, sentiamo come suona. Professor Jasmine, qualcuno ha fatto uscire tutte le armi biologiche sperimentali dalle celle di prova? No, credo di essere già a posto per questo riguardo. Cosa è successo? Perché non sono cresciuti gli alberi? Pensavo avessimo fatto tutto bene. A te regalo un candelabro. No, ti ho regalato un uovo. Vabbè, grazie per il tuo regalo, non è male. Back in the age of darkness, no! The people who stumble, but ho ascoltato una volta la storia di Owen. Achievement sbloccato. In realtà non è la prima volta. What's up? Ci sapeva che c'era un'orme d'acqua nelle rovine settentrionali e ci riesce solo adesso? C'è qualcosa che non mi torna. Vuoi dire, non so se siamo migliori amici o altro, ma sono proprio sicuro di non avergli detto chiaramente che sono un grande ammiratore. Calice di Giada, per te. No, mi ha fatto saltare la cosa di là. Di Val. Owen, maledetto bastardo. Carica, ce l'ho. No. Ventitré minuti fa, troppo. Dai, ma che palle, perché è partito quello schifo di Owen. Aspetta. Forse no. Forse sono ancora in te. Everyone ready? Alrighty. Good to see you folks. Today we've got ourselves a little musical showdown between your beloved Kugo band and this here Penny from Barnarock. Tutti pronti? Bene, felice di vedervi ragazzi. Sì. Oggi assisteremo a una piccola competizione musicale tra il vostro adorato gruppo Kugo e la qui presente Penny di Barnarock. Step ha riscattato il baby forte, quindi assisteremo alla performance musicale in questo modo. Come on, Koo. Just relax and play. That's right. You're gonna hear a song from both of us and vote on who you think shredded the best. Proprio così, ci cimenteremo entrambi in una canzone. Potete votare chi avrete apprezzato di più. Watching my little boy play. Hello everyone. Thanks for having me in your wonderful town. Beh, dai, è migliorata la gola, direi. Today I'm going to perform an adaptation of one of my favorite songs. Salve a tutti, grazie per avermi accolto nella vostra magnifica città. Oggi vi proporrò un adattamento di uno dei miei brani preferiti. Oh, quite a show. This is exciting. Sì, però cantate. Ugo sta facendo tantissimo, devo dire. Io ormai sono un demone. Con quegli occhi. Ah, per principio io ho avuto Penny perché Cooper e Ugo come gruppo musicale mi stanno sulle balle, quindi. Per chi dovrei votare, Penny? Everyone's voted. Ready to count? Tutti hanno votato. Tutti pronti per il conteggio dei voti? Let's go! Forza! One vote for Kugo. Un voto per il Kugo. One for Penny. Uno per Penny. Another for Penny. Uno per Penny. This one is for Kugo. Questo è per il Kugo. Guarda che occhi. All right. Down to the last vote. We're tied right now. So this one will sit. No! What in tarnation?
Ma che diavolo! That's the last vote. È l'ultimo biglietto! Chi ha vinto? Did anyone see what it said? Qualcuno ha vinto cosa c'è? Qualcuno ha visto cosa c'era scritto? Dov'è finito? The wind was too strong. I dropped it. Il vento era troppo forte, mi è sfuggito di mano. Maybe the world is telling us that we shouldn't care who won. The most important thing is the music. Forse l'universo vuole suggerirci che non ha importanza chi abbia vinto, che la cosa più importante è la musica. Well, I gotta say, Missy, when I heard you're playing your little song, I was worried that me and Hugo were gonna lose. Then just kind of forgot all about it and enjoyed your music. Beh, signorinella, penso che ammetto che ascoltando la tua canzoncina ho temuto che Hugo e io avremmo perso. Poi ho smesso di pensarci e mi sono goduto il tuo brano. He's right. This showdown really gave me some much needed inspiration. Even though your music is real different to ours, made me want to branch out a little. Ha ragione, questa competizione è stata davvero di ispirazione. Nonostante la tua musica sia molto diversa dalla nostra, mi ha fatto quasi venire voglia di esplorare nuovi orizzonti. After listening to Kugo, I really felt inspired too. Anche io mi sono sentita ispirata dopo aver ascoltato i Kugo. I feel like I learned the spirit of Sandrock just through your one tune. Sento di aver imparato qualcosa sullo spirito di Sandrock grazie al vostro brano. La vostra musica è come un libro sulle cui parole... La vostra musica è come un libro le cui parole brillano davanti ai miei occhi, seguendo la melodia. Mi parla dell'anima e delle persone che vivono qui. No, guarda, quel cammello mi sta facendo venire la rabbia perché poi chiacchiera. La musica è fatta per essere apprezzata, non demolita. Non dovremmo importarci chi vince o perde, l'importante è amare la musica. Ti prendi un hee-haw per quello. Urrà, vai, bis, fantastico! Encore, encore, encore. Bis, bis, bis. Cosa sta facendo a Pablo quel cammello? Well, that little song felt something familiar. I reckon it seems fitting we accompany you with an encore. Beh, quel brano aveva un non so che di familiare. Penso che potremmo accompagnarti per un bis. I'd be honored. Ne sarei onorata. Kugoni, let's go. Forza Kugo, si parte! Spero che non sia copyrightata questa canzone perché sennò sviluppatori di Sandrock vi vengo a cercare. Patea, spero che non abbia messo una canzone copyrightata in Sandrock. Poi non gli sto parlando sopra, quindi se è copyrightata è proprio la fine per me. Perché non ho fatto assolutamente niente per impedire che venga sentita da YouTube. Sprofondato nel terreno quel gatto. Quella di Howard. No, non penso. Vabbè. Ha finito. Perfetto. Arvio, vuoi una reliquia? Ah, posso aiutarti con la situazione di C che scompare. Se mai non si fermasse per il suo acquisto settimanale di fogli di tè, informerò tutti che è scomparso da non più di 6 giorni. Che cosa? Abbiamo fallito con la foresta? Come può essere? Qualcuno ha contattato Musa? Possiamo semplicemente investire più soldi sul problema? No. Conserve water and protect
Però ritieniti fortunato perché oggi ti regalo qualcosa da 100 soldi. Thank you. Che regalo fantastico, non particolarmente utile, diciamo, ma grazie. Sono 100 soldi. Ti sei sempre ossessionato. Vabbè. Allora, direi dopo questa competizione musicale che possiamo chiudere qui il video. Se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi per non perdervi gli ultimi episodi di Sandrock, si spera, e i prossimi di qualunque serie andrà a sostituirlo. Probabilmente sarà verrà fatto Anthos a tempo pieno una volta finito Sandrock e poi si vedrà comunque. Se no, appunto, abbiamo tanti altri giochi a tema fattorie, botteghe e simili. C'è una playlist chiamata Primi giorni in fattoria, appunto, sul canale, che è fatta apposta, contiene tutti i primi episodi di ognuno dei giochi di questo tipo che abbiamo fatto. E poi abbiamo anche tanti altri video a tema Yu-Gi-Oh!, JoJo, Pokémon, Dragon Ball, chi più ne ha più ne metta, video con Folk, video con King Nick, su altre cose. E l'unica cosa rimasta da fare è darvi appuntamento alla prossima. Ciao ciao gente!